Bene, ben trovati. Ho il piacere di presentare Elena Rapetti, presentare la parola sbagliata, perché tutti quanti la conoscono e soprattutto noi nell'ambito degli studi cartesiani. Elena Rapetti è ricercatrice in storia della filosofia presso l'Università Cattolica di Milano, dove insegna appunto istituzioni di storia della filosofia. Le sue ricerche si svolgono in due principali direzioni, i dibattiti della filosofia post-cartesiana e la ricezione del pensiero di origine del XVII secolo. La sua attenzione si è soffermata in particolare sulla figura di Pierre Daniel Huet, di cui è probabilmente la massima studiosa e a cui ha dedicato un'importante monografia, oltre che alcuni saggi. La sua indagine si è altresì indirizzata verso il pensiero di autori del secondo Seicento che hanno condotto un discorso filosofico e teologico in opposizione a Descartes, a Rabelais, Levallois, Bauchet, Fouché, Duhamel e altri. Si è occupata però anche di un autore chiave del cartesianismo europeo, Chouet, il principe del cartesianismo svizzero, del quale, insieme al suo maestro Mario Sina e insieme a Marco Ballardin, ha curato l'edizione degli inediti corsi di filosofia, Polsky, Firenze 2011. Importanti anche i suoi lavori originalissimi su Origene e i dibattiti sul regionismo del XVII secolo. Le lascio immediatamente la parola. Grazie di essere qui. Grazie Igor per questo invito, grazie agli organizzatori, io sono onoratissima di essere qua a parlare al Centro Cartesiano e per la prima volta di poterne parlare dall'altra parte della barricata, cioè non dalla parte degli altri cartesiani come faccio sempre, ma dalla parte di un cartesiano. Grazie, se partiamo con la presentazione. Perfetto, eccoci qua. Benissimo. Allora, all'inizio del luglio 1671, Jean-Robert Chouet riceve una lettera da Nîmes e dell'amico teologo di Moulin, la presentazione, credo. Sì. Ok. Riproduci dall'inizio. Ok. Grazie. Sì. È l'amico di Moulin che gli sottopone il caso di una guarigione straordinaria, chiedendogli la sua opinione in merito. Dumoulin presenta a Chouet il rapport stilato dai medici di Nîmes che avevano curato Mademoiselle de Saint-Côme. In esso vengono descritti i sintomi, le terapie applicate e il decorso di questa malattia che, per la sua straordinarietà, merita di essere riportata quasi per intero. 20 anni circa, d'un tempérament tirant sur la mélancolie, nell'aprile del 1671 Mademoiselle de Saint-Côme si ammala. Lamenta dolori confitti al fianco sinistro, febbre, oppressione al petto e una tosse fastidiosa e secca. I medici formulano una prima diagnosi. Si tratta di un'infiammazione che può degenerare in pleurite. La salassano diverse volte e tuttavia dolori e tosse non passano. Dopo i primi giorni di malattia i medici si accorgono che a certe ore del giorno il dolore aumenta, aumentano le fitte e si aggiungono certi movimenti convulsivi alle mani e ai piedi. Questi parossismi si concludono sempre con un accesso di riso che porta la malata a dire e fare cose divertenti e spiritose che non ricorda più una volta cessata la crisi. Questi accessi durano per circa una decina di giorni, sopraggiungono le mestruazioni in piccola quantità, dopodiché la giovane sta bene e non accusa più alcun sintomo. I medici la purgano una prima volta e dopo aver notato che l'ipomenorrea può dipendere da una obstruction de la matrice, quindi da un'ostruzione dell'utero, le prescrivono dei bouillon aperitif, cioè delle tisane lassative, la purgano di nuovo e le prescrivono un opiat d'acier, cioè un preparato utile a rimuovere l'ostruzione. Ai primi di maggio la malata assume per 2 volte l'opiat d'acier. E in realtà la situazione peggiora, cioè permangono i fenomeni convulsivi e in più sono seguiti da un'emiparesi al lato sinistro che le lascia paralizzate il braccio, la coscia e il piede. Ma rispetto alle convulsioni iniziali, i medici si rendono conto che ora c'è una curiosa regolarità. I parossismi iniziano allo scoccare dell'ora con il rintocco dell'orologio e finiscono esattamente 2 ore dopo, al primo rintocco, con una sorta di rituale. La malata emette 2 profondi sospiri che sono seguiti dal movimento involontario del braccio destro, quello sano, che dura per alcuni minuti.
Queste crisi durano per 12-13 giorni finché il 2 giugno del 1671 la malata non dice che non avrà più convulsioni, che quello sarebbe stato l'ultimo accesso. La previsione si dimostra giusta, ma dal momento che l'emiparesi persiste, la inviano alle terme di Balaruc, dove resta una dozzina di giorni e la situazione in realtà peggiora paradossalmente, perché le convulsioni, gli episodi convulsivi riprendono. Dunque i medici sono costretti a sospendere il trattamento e a farla rientrare dalle terme. A questo punto la situazione degenera, nel senso che tornando dalle terme si arriva a 5-6 parossismi al giorno, intervallati soltanto da un'ora tra un parossismo e l'altro, accompagnati da un forte mal di testa e quasi dalla paralisi del braccio destro. Temendo una paralisi totale, il 19 di giugno del 1671 i medici intervengono in maniera radicale e dunque la salassano al piede, le applicano un omoplate vesicatoire e le fanno intristire. Il risultato è che Mademoiselle de Saint-Côme, dopo l'accesso di mezzogiorno, afferma perentoria che alle 4 del mattino dopo sarebbe guarita e non avrebbe avuto più nulla. E in effetti, poco prima delle 4, chiede che le si porti l'orologio, giunta l'ora fatidica, domanda che le si porti una tazza di brodo, che afferra con entrambe le mani, per mostrare così di non essere più paralizzata al lato superiore, muove gambe e piedi per mostrare che non è nemmeno più paralizzata le gambe inferiori e chiede che la si lasci riposare in modo che al mattino poi si alzerà e davanti agli astanti increduli mostrerà la sua completa guarigione. Completa guarigione che in effetti avviene, dopodiché Mademoiselle de Saint-Côme recupera pienamente la salute. In risposta quindi all'amico di Moulin, che chiede a Chouet un parere su questo caso decisamente anomalo, Chouet va a redigere il manoscritto che vi presento oggi, e cioè il discorso sulla maladia straordinaria della figlia di Madame de Saint-Côme, che fa parte di quegli scrittarelli di natura scientifica che Michael Hyde, nella sua monografia dell'82 su Chouet, Between Orthodoxy and the Enlightenment, riteneva perduto o introvabile. Ho ritrovato questo discorso alla Biblioteca Caredar di Nîmes, all'interno di una liasta Observation de Médecine. Si tratta di un testo in qualche misura eccentrico rispetto alla produzione di Chouet, perché rappresenta uno sconfinamento su un terreno, quello della medicina, che non sembra rientrare nei suoi interessi precipui. Ma come vedremo a breve, il fulcro del discorso non consiste tanto nel caso medico straordinario qua talis, quanto piuttosto nella questione del potere dell'immaginazione e del suo ruolo nella produzione della malattia, ma anche nel recupero della salute. Quello della forza dell'immaginazione era un tema dalla lunga storia, particolarmente dibattuto anche in ambito medico nella prima metà del Seicento, cui la pubblicazione nel 64 dell'Homme di Descartes, corredato dalle remarche di Laforge, oltre che due anni dopo del traité dell'Esprit de l'Homme del medico di Saumur, con cui Chouet aveva potuto legare amicizia negli anni in cui insegnava in quella città, apportava un approccio nuovo a questo tema della forza dell'immaginazione, grazie alla nuova fisiologia meccanicista che Descartes aveva delineato e che Laforge aveva cercato di completare. Ora, in questo contesto delle discussioni quindi relative ai poteri dell'immaginazione e dell'OMA, della spiegazione fisiologica dell'immaginazione presente nei testi cartesiani, si inserisce anche il discorso di malattia straordinaria, che, come ho detto, viene composto nel 1671, e dunque qualche anno prima che Malebranche, nel secondo volume della Recherche à la Vérité, tratti dell'immaginazione in maniera estesa. Chouet invece affronta il tema in maniera, per così dire, informale. Come avete capito, si tratta di uno scritto d'occasione in risposta al quesito di un corrispondente che non è né medico né filosofo e perciò non compie una trattazione esaustiva,
né fornisce, ahimè, spiegazioni fisiologiche del funzionamento dell'immaginazione nel produrre i suoi effetti. Di questa incompetenza Chouet è consapevole, tanto che nella conclusione dello scritto afferma di aver fatto la metà del lavoro, dal momento che avrebbe dovuto mostrare non soltanto che l'immaginazione è la causa di tutto ciò che di stupefacente si ammira in questa malattia, ma anche il modo in cui l'immaginazione vi ha agito. Tuttavia, afferma che non gli sarebbe stato complesso farlo. Malgrado questi limiti, questo discorso fornisce, a mio avviso, un esempio di applicazione della fisiologia cartesiana al caso di una malattia che, per quel che abbiamo visto, presenta una forte componente psicosomatica. Il quadro dei sintomi presentati da Mademoiselle de Saint-Côme, come anche il genere di rimedi utilizzati dai medici curanti, mi sembrano compatibili con quella che all'epoca viene definita passione isterica o anche melancolia ipocondriaca, che viene fatta rientrare all'interno delle patologie dell'utero o, come si dice ai tempi, della matrice. Il caso della malattia straordinaria di Mademoiselle de Saint-Côme ci presenta dunque il terreno concreto dell'interazione tra mente e corpo, e l'interesse di questo discorso sta nel vedere come il cartesiano Chouet, nel tentativo di darne una spiegazione, si serva della fisiologia cartesiana e la reinterpreti. La postura di Chouet nell'esame di questo caso straordinario è quella del filosofo. Non ha intenzione di entrare nel merito del discorso medico vero e proprio, non avanza ipotesi di diagnosi, né discute dell'adeguatezza o meno dei medicamenti prescritti. Ma Chouet non vuole nemmeno avventurarsi sul terreno del soprannaturale, perché contrariamente ai medici che erano stati interpellati da Dumoulin, evita tanto qualsiasi riferimento al miracolo, perché così era stata spiegata la guarigione, e men che meno all'idea di una possessione demoniaca, come era stata spiegata la malattia. Al contrario, vuole riportare il discorso sul piano naturale e indagare ce che la natura è capable de faire e rechercher ce que la philosophie nous peut fournir de plus vraisemblable. Quindi l'aspetto su cui si sofferma Chouet è quello di queste due questioni, queste due circostanze che ritengo che dal punto di vista di Chouet sono quelle davvero salienti all'interno di questa malattia straordinaria. Anzitutto il sincronismo tra i parossismi e il rintocco dell'orologio, e poi il fatto che per ben due volte Mademoiselle de Saint-Côme avesse previsto con certezza la fine della malattia. Secondo Chouet è possibile dare una spiegazione naturale, dunque razionale, a queste due circostanze, andando a considerare le forze dell'immaginazione. Prima di esporre la sua soluzione del caso, Chouet premette il funzionamento generale dell'immaginazione ed elenca una serie di experience a sostegno della sua tesi, che coprono l'arco che vi ho riportato degli effetti dell'immaginazione. Ora, questo elenco dei poteri dell'immaginazione ripercorre una topica ben nota: troviamo i sogni, troviamo le marche d'envie, troviamo i mostri, eccetera. Certamente Descartes aveva contemplato questi casi, ma non era stato né il solo né il primo a farlo. La sua originalità consisteva, rispetto alla vulgata precedente, proprio in quella spiegazione fisiologica che in questo testo manca. E allora mi soffermerò soltanto sul secondo punto di questo elenco, cioè quello in cui Chouet attribuisce all'immaginazione quel potere mimetico che la Forge definirà involontario, per cui imitiamo con malgré nous gli stati d'animo di chi abbiamo davanti, oppure i gesti, come nel caso dello sbadigliare, quando vediamo qualcuno che sbadiglia, quella che per i medievali era chiamata compassio. Ora, questa sorta di imitation involontaire, come dice appunto la Forge nelle Remarques, era stata attribuita da Descartes nel contestato, insomma discutibile, articolo 83 dell'Homme alla memoria.
E anche Lafforgue, malgrado l'impressione di trovarsi davanti ad un testo non finito, aveva provato a spiegare questa imitation involontaire mantenendo il riferimento alla memoria e riportava anche l'esempio della contagiosità dello sbadiglio, quello stesso esempio di cui parla Chouet. Nella conclusione della nota, Lafforgue ribadiva anche che se non si fosse già dilungato troppo, avrebbe mostrato che quantité d'effets que l'on attribue à l'imagination appartiennent à ces vestiges de la mémoire. Dunque, contrariamente a quanto aveva fatto Descartes e a quanto ribadiva Laforge, Chouet attribuisce non alla memoria ma all'immaginazione questa capacità mimetica involontaria, legando tra di loro il contagio emotivo, la comunicazione della tristezza e quello fisico, la comunicazione dello sbadiglio. E in effetti, se noi andiamo alla terza e ultima parte del suo Syntagma Physicum, cioè il Tractatus de Rebus Viventibus Seu Animatis, quando parla del senso interno, Chouet pare identificare memoria e immaginazione, o comunque ricondurre la memoria all'immaginazione. La fantasia sive immaginatrix è definita da Chouet in maniera molto classica come quella facoltà con cui percepiamo gli oggetti assenti nei sensi esterni. E Chouet va subito a sottolinearne la capacità compositiva e disgiuntiva. La fantasia spesso congiunge cose diverse e disgiunge quelle congiunte, riportando l'esempio classico, classicissimo, del Monte Maurium. La memoria invece è la facoltà con cui l'anima si ricorda le cose che ha conosciuto in precedenza. Ma dei sensi, e quattro sensi interni comunemente riconosciuti, cioè il senso comune, la facoltà estimativa, l'immaginazione e la memoria, Chouet ne riconduce alla fantasia ben due, l'estimativa e la memoria, che vengono a coincidere con l'immaginazione. Quanto al funzionamento dell'immaginazione e della memoria, Chouet lo spiega riprendendo la distinzione cartesiana tra stimolazione cerebrale che proviene dall'estremità dei nervi, nel qual caso la mente sente e giudica che quel qualcosa è un oggetto esterno, e la stimolazione che proviene dal corso fortuito degli spiriti animali, nel qual caso la mente immagina che quel che percepisce è un oggetto assente. Ma non solo la memoria coincide con quella funzione specifica della fantasia che mantiene e consolida le immagini, anche l'appetito sensitivo viene da Chouet visto come non realiter distinto dalla fantasia. E nel mostrare che l'appetito sensitivo, che comprende poi tutti quei moti dell'anima che si chiamano passioni e affetti, dice, abbia sede non nel cuore ma nell'anima, immediatamente unita al cervello, Chouet segue da vicino l'articolo 190 della quarta parte dei Principi, portando l'esempio della sensazione di ilarità e di quella di tristezza. Non lo commento, ma vi ho messo i testi a confronto e al giorno d'oggi accuseremo Chouet di plagio addirittura. L'immaginazione dunque riveste in Chouet anche una carica affettiva, è legata strettamente a quegli affetti o patimenti dell'animo che cartesianamente nell'articolo citato sono quei pensieri confusi che la mente non ha da sé sola, ma per il fatto che patisce qualcosa dal corpo al quale è intimamente congiunta. Posto questo quadro dal Tractatus, può diventare più chiaro perché Chouet spieghi con l'immaginazione il primo dei due elementi sorprendenti nella malattia straordinaria di Mademoiselle de Saint-Cloud, e cioè il fatto che i parossismi fossero sincronizzati col rintocco dell'orologio. Scrive: «Car je me persuade que ces accès, qui du même a duré 2 heures, s'étant rencontrés dans le commencement avec l'horloge, l'imagination en fut tellement frappée que joignant ces deux idées l'une avec l'autre, je veux dire celle de l'accès avec celle du son de l'horloge, et se figurant par conséquent que ces deux choses devaient toujours s'accompagner, fit qu'en effet, les accès demeuraient fixés au son de la cloche, sans avancer ni retarder. Alla base della veste regolare, in qualche misura controllabile, che gli accessi di Mademoiselle de Saint-Côme avevano assunto, Chouet invoca dunque l'associazione tra l'idea del rintocco dell'orologio e quella del parossismo.
Le associazioni mnemoniche che si esplicano inconsapevolmente in comportamenti corporei, Descartes aveva già parlato, prima che nelle Passions, a Mersenne nella lettera del 18 marzo 1630, quando diceva che a seconda delle idee che risveglierà nella memoria, la stessa musica darà all'uno l'impulso di danzare, all'altro di piangere. E questo che accade nell'uomo accade anche negli animali, così come un cane, scriveva ripetutamente frustato al suono di un violino, guairà e fuggirà, udendolo nuovamente. Ma io credo che Jouet, quando parla di questa associazione di idee, avesse proprio in mente la remarca di Laforgia all'articolo 95 dell'Homme, quello in cui Descartes parlava delle disposizioni naturali o acquisite dei piccoli filamenti che compongono la sostanza del cervello. E lì, a proposito dell'acquisizione delle abitudini corporee, Laforgia faceva espresso riferimento al meccanismo dell'associazione di idee, joindre un'idée avec une idée. E poi, naturalmente, siccome idea è molto ambiguo, nell'homme, o meglio, joindre un cours d'esprit excité par l'idée de quelque objet avec un autre cours excité par l'idée du mouvement de quelque membre, ce qui s'est fait en les excitant tous deux en même temps, ou peu de temps, l'un après l'autre. E collegava espressamente questo meccanismo al dressage degli animali, facendo l'esempio del cane, cui si insegna a saltare per il re di Francia mostrandogli un pezzo di pane. Non sorprende allora che Jouet porti a sostegno della sua tesi quell'histoire che ha letto in una relazione di viaggio di un elefante cui era stato insegnato a ballare, ponendolo su una griglia di ferro sotto la quale era stato acceso un fuoco. E quindi il fuoco faceva sì che l'animale dovesse alzare le zampe. Nel mentre l'addestratore suonava un tamburo, colpendolo con maggior forza a seconda dell'aumento del calore del fuoco e dunque anche del dolore dell'animale. Scrive Jouet, in questo modo le idee del suono del tamburo e del dolore, o meglio, come puntualizza da cartesiano, il movimento del corpo, si associarono così bene nell'immaginazione dell'elefante che non vi fu più bisogno del fuoco per farlo ballare, era sufficiente il suono del tamburo. Quindi, come Laforgia, anche Jouet sembra ritenere che questi meccanismi associativi possano spiegare tanto il comportamento animale quanto quello umano inconsapevole di Mademoiselle de Saint-Côme. La malata, però, non è solo una macchina priva di mensa, come lo è l'animale. E allora, nel discorso di Jouet, credo entrino probabilmente in gioco anche quelle considerazioni che Descartes compie sia nelle lettere ad Elisabetta, la citata lettera del maggio del... no, la cito dopo quella, insomma, sia nella corrispondenza con Elisabetta, sia nelle Passioni dell'anima, quando ad esempio scrive che se gli stessi movimenti sono suscitati di nuovo nel corpo da una qualche causa esterna, suscitano anche nell'anima gli stessi pensieri e viceversa. Se abbiamo gli stessi pensieri, essi producono gli stessi movimenti. Nelle Passioni, ad esempio all'articolo 107, questo nesso viene ribadito per spiegare quelle strane avversioni verso certe medicine o verso l'odore delle rose o addirittura verso i gatti. In questa chiave non è forse casuale il riferimento di Descartes nella lettera a Elisabetta. Presente anche nell'articolo 21 delle Passions de l'âme che Jouet ha ben presente, alle rêveries che si formano quando la mente segue nonchalamment le impressioni che trova nel cervello. E in effetti anche Jouet nel discorso sottolinea le rêveries di Mademoiselle de Saint-Côme, andando a riferirsi a quelle chose forgerie spirituelle che pronunciava al termine degli accessi e di cui non si ricordava più, prova che la sua immaginazione era particolarmente sfrenata. Venendo all'ultima questione affrontata nel discorso, cioè quella della predizione della fine degli accessi e della paralisi, anch'essa viene attribuita da Jouet alla forza dell'immaginazione. Scrive: Mademoiselle de Saint-Côme, qui sentait d'ailleurs son corps disposé à être guérie,
Cet homme, fortement persuadé qu'il guérirait à telle ou telle heure, cette persuasion acheva véritablement de la guérir. De sorte que vous voyez que la prédiction et la guérison n'ont été qu'un effet de l'imagination. En effet, messieurs, si l'imagination cause quelquefois des maladies et même la mort, précisément dans les temps auxquels elle s'attache, pourquoi ne pourrait-elle pas rétablir la santé de la même manière? Quale esempio per mostrare come l'immaginazione possa causare la malattia e persino la morte? Cioè sceglie quello dell'impatto psichico degli oroscopi e riporta l'histoire, letta qualche giorno prima, che Descartes aveva riferito a Mersenne nella lettera del 29 gennaio 1640 a proposito di Hortensius, dell'oroscopo che ne aveva previsto la morte, come pure quella dei due giovani che erano con lui. Predizione che in effetti si era realizzata. Non solo Hortensius era morto, ma anche uno dei due giovani lo era in seguito, scrive Chouet, alla sua apprehension, c'est-à-dire immaginazione. Sugli effetti della suggestione derivanti dall'astrologia, Descartes era tornato anche nella già citata dal professor Cambuschner lettera dell'8 luglio 1644 ad Elisabetta, dove opponeva a questa convinzione che risultava perniciosa il pensiero invece più idoneo alla conservazione della salute, cioè la forte persuasione e ferma creanza nell'architettura del nostro corpo, tanto che una volta che si è sani non ci si può tanto facilmente ammalare e avendo una malattia ci si può facilmente rimettere grazie alla sola forza della natura, soprattutto quando si è malati. Ora, anche Chouet invoca nella prodigiosa guarigione di Mademoiselle de Saint-Côme l'elemento della forte persuasione, la forza della suggestione, alimentata da componenti passionali come la speranza di guarire, l'estrema gioia nel pensarsi ristabilita, congiunti alle sensazioni provenienti dal corpo, che in seguito alle terapie si stava avviando alla guarigione. Dunque, Chouet non attribuisce la guarigione alla sola immaginazione, ma ritiene piuttosto che per la maggior parte dipenda dalle cure ricevute che hanno curato il corpo, ma restando però convinto che l'immaginazione vi abbia giocato un ruolo rilevante nel condurre a buon fine la terapia applicata dai medici. Che l'immaginazione, insieme ai rimedi delle medicine, potesse contribuire alla guarigione, l'aveva già assicurato Descartes a Elisabetta nella lettera del maggio-giugno 1645, quando suggeriva di distrarre la propria immaginazione dai motivi di dispiacere per considerare solo quanto potesse apportare gioia e serenità. Mi pare però che Chouet insista di più sul sentiment intérieur derivante dal miglioramento dello stato del corpo, su un pressentiment, dunque su un sentir, più che su un vero e proprio concevoir, che sembrano rimandare invece a quel fondo permanente di sensazioni, per quanto appena colte, che colorano la vita psichica, tratteggiato da Descartes nell'articolo 94 delle Passions de l'âme, quando parla di quella gaiezza che si prova quando si è in perfetta salute, e che non proviene da nessuna funzione dell'intelletto, ma solo dalle impressioni prodotte nel cervello dal movimento degli spiriti, o ancora l'articolo 190 della quarta parte dei Principi, quando Descartes menziona l'immaginazione del godimento di un bene che era in grado di inviare gli spiriti dal cervello verso i muscoli del diaframma, muovendo i piccoli nervi così da suscitare nel cervello un altro movimento che colpisce la mente con una sensazione di gioia animale. Alle prese con questo caso medico straordinario, Chouet mostra al contrario qu'il n'y a rien là qui soit au-dessus des forces de la nature. E vi riesce facendo leva sul jeu de la machine, proprio perché l'immaginazione, come scriveva La Forge nel Traité, è una facoltà mista. Qui tient du corps et de l'esprit, mais portant plus de l'un que de l'autre. Dopo la guarigione, la povera Mademoiselle de Saint-Côme, che mi pare abbia patito più a causa delle terapie che non della malattia in sé, ha recuperato le forze, ha pure ripreso peso e può finalmente dedicarsi alle attività che competono a persone sane, vigorose e in piena salute. Nel discorso, Chouet non solleva dubbi sulle cure messe in atto,
Forse Descartes l'avrebbe fatto, visto che Burman scrive: nessuno deve aver bisogno di un medico quando ha 30 anni, perché a quell'età ciascuno è sufficientemente in grado di conoscere per esperienza cosa gli giova e cosa gli fa male. O magari non avrebbe sollevato nessun dubbio anche Descartes, perché i 20 anni di Mademoiselle de Saint-Côme sono ancora troppo pochi per essere medici di se stessi. Grazie. Grazie alla professoressa Rapetti per questa splendida conferenza, chiarissima peraltro, e apro dunque il dibattito. Sì, c'è una prima domanda in sala, il dottor Chiaravalli che potrà venire qui per formularla. Sì, sì, non lo toglierà, sì, sì. Buongiorno anche a tutti. Intanto grazie per la presentazione, è stata molto ricca e molto interessante. Ho una domanda che in realtà è soltanto una curiosità, cioè quando si parla di forza dell'immaginazione in relazione alla salute, almeno io che non sono un particolare esperto di questo settore di studi, il primo autore a cui penso è sicuramente Montaigne, che nel primo libro dei saggi, specialmente legando il discorso dell'immaginazione, la facoltà immaginativa, quello che è un lungo discorso anche molto ironico che fa su quelle che sono le capacità sessuali dell'essere umano, mostra tutta la parte, sì. È estremamente certo. Divertente, no? Sì. In cui mostra che c'è un legame estremamente forte tra l'immaginazione e quella che è la capacità di svolgere alcune funzioni fisiologiche. La domanda è come e in che modo, a partire un po' da quello che ci ha detto, come e in che modo la tradizione cartesiana cerca di rielaborare quel punto in termini fisiologici e se nel manoscritto che ci ha detto, che ci ha illustrato, ci sono delle presenze montegnane forti, anche perché ad esempio alcune differenze tra Cartesio e il manoscritto, secondo me, sono anche riportabili in una tradizione montagnana in cui l'immaginazione tende ad avere il sopravvento sul pensiero cogitativo puro, anche nella misura in cui Montaigne è per certi versi a monte di quella tradizione inaugurata da Cartesio, in cui il ruolo tra intelletto e immaginazione sono nettamente distinti, mentre invece il termine immaginazione nei saggi tende a includere una sfera estremamente ampia, quindi come quel tipo di forza dell'immaginazione viene risemantizzata all'interno della cornice cartesiana. Questa è un po' la mia domanda. Sì, grazie. 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 Allora, a parte che potrebbe rispondere molto meglio di me, però sicuramente il tema non è affatto nuovo, c'è Montaigne, certo, ma c'è anche una tradizione anteriore, persino a lui, che riguarda tutta la serie di effetti dell'immaginazione, che ha una storia lunghissima. Cioè nel discorso prima di tutto esclude la cosiddetta azione a distanza, perché naturalmente c'era anche quella tradizione che si rifaceva ad Avicenna, da Avicenna in su, passando attraverso Pomponazzi, anche Vanini, eccetera, che vedeva l'idea addirittura di un contagio del potere dell'immaginazione che non è soltanto sul proprio corpo, ma addirittura dell'affascinazio sui corpi altrui. E sicuramente Chouet non ha presente soltanto Descartes, ma il tema era vivissimo ed era molto dibattuto, diventa paradossalmente ancora più dibattuto con la pubblicazione dell'Homme, perché il punto è vedere quanto la nuova spiegazione cartesiana può funzionare nello spiegare meccanicamente quei fenomeni che prima magari venivano attribuiti con il concorso di più facoltà. Penso ad esempio al fenomeno delle voglie, delle Marcton-Vie, o alla questione dei mostri, che era sempre legata a uno dei poteri dell'immaginazione. Quindi lì dentro, oltre a Montaigne, rientrano, non ho citato, però ci sarebbe Fienus, Fenens, nel 1608, il De Viribus Imaginationis, le considerazioni di Van Helmont tra i medici, come anche ad esempio Sennert, ecco, anche Sennert nel De Chimicorum al capitolo 13, se non sbaglio, lo intitola proprio al De Viribus Imaginationis. Quindi era una vulgata quella che diceva che l'immaginazione contribuiva alla malattia e contribuiva anche al recupero della salute. La troviamo in tutti i medici, basata anche sulla fiducia, questa persuasione che nasce anche dalla fiducia che il paziente ha nei confronti del medico.
per cui il medico ti prescrive una medicina, tu hai anche fiducia nel tuo medico curante e questo ti guarisce. La novità cartesiana stava appunto nella spiegazione fisiologica del funzionamento delle tracce amnestiche, dell'apertura dei pori e del modo con cui l'immaginazione, muovendo gli spiriti animali, li porta quindi al cuore, determinando poi tutta una serie di movimenti. Certamente l'immaginazione di cui sta parlando Chouet è l'immaginazione, Ruala definiva passiva, l'immaginazione passiva, la memoria corporella in sostanza, e non la memoria intellettuale. Credo che sì, almeno sono qua anche a mettere sul tavolo questo punto. Mi sembra che ci sia non molto di davvero cosciente evoluto da Mademoiselle de Saint-Gomme, ma sia piuttosto un effetto del corpo, ecco, sull'anima, più l'aspetto della passività che non l'aspetto vero e propriamente attivo. Ma lì entriamo in quella parte finale del discorso del professor Cambusmer, che io per ragione di audio ho sentito poco e che a me interessava pur moltissimo, cioè la questione della forza dell'ama, dell'immaginazione, quindi non necessariamente intellettuale, non l'immaginazione intellettuale, e come si struttura in rapporto al corpo, in rapporto agli effetti corporei e viceversa. Non so se Philippe, tu veux ajouter quelque chose? Oui, si, peut-être pour répondre mieux que moi, bien mieux que moi, à monsieur Chiaravalli. D'accord. E ci sono altre domande? Sì, adesso sono qua. Tutti non sono domande. D'accordo. E nulla, no? Questa problematica, no? Malbranche dedica un libro intero agli effetti dell'immaginazione, sì. In cui sviluppa in maniera innovativa che anche le tesi di Cartesio, anzi forse una delle parti più grandi delle ricerche della verità, quindi è un tema straordinario, insomma. Va bene, non ci sono altre domande? Giulia, volevi dire qualcosa? Ah. Aspetta, perché il pubblico non ha sentito. La professoressa Belgioioso chiede alla professoressa Repetti di ritornare un attimo sulle differenze fra Chouet e Descartes, cioè quanto di precisare quanto Chouet abbia effettivamente preso Descartes e quanto vi ci si allontani invece. Allora, è il fatto di assumere la memoria sotto l'immaginazione, ma se teniamo presente che nelle regole, nella regola 12, Descartes fa coincidere la memoria corporella con l'immaginazione, è vero che poi nell'ombra, come ho detto, questa imitation involontaire viene attribuita alla memoria, ma sostanzialmente, insomma, dubito che conoscesse le regole, ecco, questo è il punto. Altrimenti potremmo dire che del 1671. Però in quel testo, e anche io non ho citato perché ho dovuto tagliare per motivi sempre di tempo, ma c'è anche un altro passo dell'Homme in cui Descartes utilizza indifferentemente il linguaggio dell'immaginazione e quello del ricordo, quando dice che interviene la memoria, quindi interviene per andare a suturare
quei gap della percezione, come quando per esempio io vedo due occhi e un naso e immagino una bocca o mi ricordo del fuoco quando vedo il fumo. Quindi anche in quel testo Descartes di fatto utilizza l'immaginazione insieme alla memoria. Quindi posto questo, posto che invece cioè mi sembra più chiara nel sussumerli, nell'identificarli, e posto che Shoei mantiene questa forma sempre un po' scolastica, per cui nel sottolineare il potere disgiuntivo e congiuntivo, l'esempio del Monte Maurium è presente, questa identificazione per esempio era ancora di Eustache da Savona, era dei Colombicensi, il Monte Maurium era presente nei Colombicensi, come era presente anche in Gassandia, identifica la memoria e l'immaginazione. Ma poi per il resto davvero è cartesiano. Anche quel passo che non ho riportato delle passioni, l'articolo 21, ma veramente lo parafrasa. Ci sono lunghe parafrasi che lui inserisce però all'interno di una cornice che deve mantenere per forza un aspetto scolastico, proprio perché a Ginevra era richiesto l'insegnamento nei termini aristotelici. Lui ha trovato questo escamotage di mantenere la struttura parlando di anima sensitiva, quando in realtà dice chiaro e tondo che è equivoco, nel senso sono gli spiriti animali, e anche quando si sta riferendo all'immaginazione, alla memoria nell'anima sensitiva, dice che appartiene soprattutto, poi, che è diversa quella degli animali e quella degli uomini, di cui parla l'anima razionale, l'unica anima, tra l'altro, dove lì parla della memoria intellettuale e quindi del resto. Direi che è sostanzialmente cartesiano, sì, malgrado questa veste un po' aristotelica. Bene. Prego. Giuliano, vieni qui, perché sennò poi la devo rileggere. La devo ripetere. Grazie. Un'ultimissima cosa, visto che abbiamo evocato Montaigne e Gassendi. L'ultima citazione dal colloquio con Burman che tu hai proiettato sul fatto che a 30 anni tutti dovremmo conoscere il nostro corpo abbastanza per non avere bisogno di medici, è un altro luogo comune, no? È una posizione, un'opinione attribuita a Tiberio, che c'è, sì, quindi nella letteratura classica, e che prende Montaigne, Cartesio lo riprende anche in una lettera di Newcastle, se non sbaglio, ripreso da Montaigne e ripreso anche da Gassendi nelle sue lettere. C'è una bella nota di Silvito Sig su questo, che ricostruisce tutte le fonti. Montaigne però nella stessa pagina poi dice che la medicina, insomma, il discorso di Montaigne va a parare dicendo che la medicina è un campo dove dobbiamo affidarci all'esperienza, l'esperienza che chi la porta sulla ragione, è una frase del genere, cosa che però i cartesiani assolutamente non avrebbero detto. Cioè, come dici tu giustamente, la peculiarità poi sta nel quadro teorico che è diverso e nell'importanza che si dà al quadro teorico come punto di riferimento, no? Quando poi si mette in pratica la medicina. Quindi sono tutti luoghi comuni, ma sì, utilizzati in modi completamente diversi. Sì. Sì, sì, ti ringrazio, sì, Giuliano, è vero. Hai fatto bene anche perché questo completa la mia risposta. Chiara Valle. Va bene, grazie. Per il dibattito. Io piacere adesso presentare ancora una volta, per così dire, ma è doveroso da parte mia, il professor Frédéric de Buisson, che è connesso online. Frédéric, tu nous entends? Oui. Allora, de Buisson è professore emerito all'Università di Strasburgo, tra i massimi esperti di Descartes e del pensiero del Seicento, è anche uno dei pochissimi studiosi, e non solo in Francia, che ha saputo percorrere i molteplici aspetti della figura di Descartes,
genio universale che spesso, per propri limiti, gli studiosi indagano settorialmente, e che invece Debussy, non a caso parlato di storia del pensiero e non semplicemente di filosofia, ha scrutato in tutti i suoi aspetti, da quello della metafisica a quello della musica, da quello della fisica a quello della matematica. A lui si devono innumerevoli articoli, ma anche edizioni, voci di dizionari e di enciclopedia, strumenti, ma anche uno straordinario volume, summa della sua lettura di alcuni aspetti del pensiero cartesiano, aspetti cruciali. La science cartesienne son objet, matesis et phénomène, pubblicato nel 2013, ormai sono 10 anni, per Champion. Anche lui, insieme a Denis Cambuschner e a Daniel Garber, oltre a Martin Fescherman, la cara amica e studiosa che non ha potuto essere qui con noi oggi, è una delle colonne di questo seminario. Sono onorato di poterlo avere anche quest'anno qui con noi e che abbia molto tenuto a esserci, proponendo, nella difficoltà di programmare una partecipazione in presenza, un intervento online dal quale tutti, ancora una volta, avremo molto da imparare. Merci Frédéric de Trissy. Je me permets de rappeler que l'intervention a une durée de 30 minutes, s'il te plaît. Merci infiniment. Merci Igor, merci à tous. J'espère que vous m'entendez, parce que je ne vois plus rien là. Je ne vois plus aucun visage, je c'est... n'entends plus. On m'entend parfaitement. On m'entend parfaitement. Bon, merci. Parfaitement. Je vais parler un peu dans le noir, hein, puisque vraiment je ne vois plus rien. Voilà, l'intitulé de mon exposé, je regrette vraiment de ne pas pouvoir être là avec vous, et j'ai de si bons souvenirs de cette salle que je peux quand même bien m'imaginer comment c'est. Alors, donc l'intitulé, c'est « Medicina Mentis, quelques remarques sur la logique de Tschirnaus ». Dans la préface de la seconde édition de la Medicina Mentis, qui date de 1695, Ehrenfried Walter von Tschirnaus justifie l'emploi de l'expression « Medicina Mentis et Corporis » pour les deux volumes composant le traité qu'il avait publié une première fois en 1686 ou 87. Cette justification publique est que le titre de « Médecine de l'esprit et du corps » devrait être plus attrayant que le mot même de « philosophie », jugé désormais par lui périmé et rebutant, tandis qu'il s'agit de proposer une méthode nouvelle de recherche de la vérité. Peu d'hommes liraient, affirme Tschirnaus, un livre intitulé « Philosophie » ou « Méthode philosophique », tant le mot paraît décrié. Mais une médecine du corps ou de l'esprit saura attirer leur attention. Cette justification publique masque sans doute une justification plus privée et certainement moins avouable en son temps. Comme on le sait, Leibniz, dans un fragment daté de 1675-1676, d'un fragment parisien bien sûr, rapporte la chose suivante. « Monsieur Tschirnaus m'a conté beaucoup de choses du livre de Monsieur Spinoza. Le livre de Spinoza… »« Monsieur Debussy ?»« Oui ?»« Pardonnez-moi, est-ce que vous avez l'endout à partager ?» Je crois qu'on m'a, je veux bien, mais attendez, on m'a dit que c'était pas la peine. Igor m'a dit que c'était pas oui, indispensable. Que je me suis trompé, puisqu'en fait, tout le monde a ton texte ici, mais les personnes qui sont connectées. D'accord, je comprends. D'accord, excusez-moi. Alors, je vais essayer, bien sûr, pardon. Alors, il faut que là, j'ouvre la fenêtre et que j'ai... Non, c'est pas ça. Alors, ça marche atrocement mal. Non, c'est pas ça. Pardon. J'avais pourtant fait ce qu'il fallait hein, pour... Est-ce que là, vous le voyez ? Monsieur, nous voyons une page de Le Monde. Le monde, pas le monde de Descartes, le monde de le journal. Alors je vais, attendez, bon, je suis désolé. Une seconde, je vais essayer de fermer ça. Non,
de fermer ça, pardon. Et c'est ça que vous voyez, oui, d'accord. Là, est-ce que... Provo io. C'est infernal, ce système. parce que ça marchait très bien. Là, vous le voyez. Est-ce que vous le voyez, là? Je vais essayer de le mettre ici. Est-ce que vous le voyez là? Là, non? Monsieur, nous ne pouvons pas voir votre handout. D'accord, je comprends. Oui, oui, ben je sais pas pourquoi. J'essaie de le partager à partir de mon account. Ah oui, d'accord. Là, vous ne l'avez pas là? Parce que là, je l'ai sur la même image que le... Ça va ? Frédéric, nous allons essayer de les partager, mais je dirais que tu peux continuer ton exposé. D'accord. Oui, merci. Oui, alors, je reviens, j'en étais à la citation de Tchernaos. Monsieur Tchernaos m'a conté beaucoup de choses du livre de Monsieur Spinoza. Le livre de Spinoza sera De Deo Mente, Beatudine se perfectio minis idea, De Medicina Mentis, De Medicina Corporis. On peut remarquer ainsi que ces deux titres retenus par Tchernaos représentent non pas des chapitres ou des parties réelles de l'Ethica de Spinoza, mais vraisemblablement ce qu'il en retient sommairement lors des conversations privées qu'il a eues avec son auteur, avec lequel il correspondait activement, c'est bien connu, et qui lui avait notamment permis de prendre une copie du De Intellectus Emendatione, dont d'ailleurs la Medicina Mentis reprend un thème important, qui est celui de la définition. Si donc la référence à la médecine de l'âme exprime publiquement le rejet d'une forme jugée périmée de la philosophie, et plus secrètement une attitude comparable à ce qu'il retient de l'éthique par des conversations familières avant même de l'avoir lu, cela ne doit pas, à mon sens, dissoudre la contribution de Tchernaos dans les diverses doctrines qui lui sont contemporaines, souvent d'ailleurs opposées entre elles, Leibniz, Spinoza, et de le réduire a un rôle d'intermédiaire, de go-between. La personnalité de Tchernaos et le rôle qu'il joue dans certaines collections philosophiques, dont la plus remarquable unit Leibniz à Spinoza, sans compter Huygens, Oldenburg, etc., a été en effet analysée dans quelques travaux récents remarquables, je pense à des travaux de Marc Kouchtat, d'Isaac Melamed ou de Mogens-Lerke. Mais je voudrais, sans trop perdre de vue le contexte, analyser pour eux-mêmes quelques aspects saillants de cette logique ou philosophie première, telle que dans une étude remarquable issue d'un exposé il y a quelques années à Strasbourg, notre grand ami Massimiliano Savini l'avait identifié. Donc je voudrais reprendre ça dans sa singularité, dans l'histoire de la logique et dans son rapport aux mathématiques et à leurs procédés démonstratifs. Cette médecine de l'esprit repose sur plusieurs présuppositions toutes issues d'une réflexion sur les sciences nouvelles, essentiellement physiques et mathématiques, et d'une exigence d'autonomie de la pensée. Je voudrais tout d'abord analyser les notions de connaissance, de vrai et de faux, puis les facultés de connaissance, réduites à deux, l'entendement et l'imagination, et faire jouer cet ensemble en direction d'une théorie de l'acquisition de la certitude. L'idée de science est fondée sur l'extension et la généralisation à la philosophie entière de ce que l'on peut observer en mathématiques. Tchernaos distingue dans cette discipline trois degrés de connaissance. Le premier est la connaissance des mots utilisés par les mathématiciens. Le second est celle qui résulte de l'assimilation des traités des auteurs anciens,
sont nommés Euclide, Archimède, Apollonius. Mais le troisième niveau, qui seul constitue le mathématicien authentique, est celui dans lequel on va au-delà des découvertes anciennes pour être en mesure de percer à jour, sous au marté, grâce aux propres forces de son esprit, tout ce qu'il y a de caché dans les mathématiques. Je ne signalerai pas toujours tout ce que ces expressions rappellent des textes cartésiens et autres, mais on ne peut manquer de voir ici une extension du dispositif conceptuel cartésien de la lettre à Haugeland du 8 février 1640 concernant la connaissance historique des mathématiques et leur connaissance réelle comme aptitude à résoudre des problèmes. Je rappelle le texte, « Duo soleo in mathesi distinguere », je distingue deux choses en mathématiques habituellement, l'histoire et la science. Par histoire, j'entends tout ce qui a déjà été inventé et qui est contenu dans les livres. Par la science, cependant, c'est l'habileté à résoudre toutes les questions et à trouver tout ce qui peut être trouvé par l'esprit humain dans cette science et tout ce qui est et tout ce qui donc n'a besoin de rien d'autre et très peut être et celui qui n'a besoin de rien d'autre peut être appelé proprement autarkès, autosuffisant. C'est exactement le projet de Tchernaos qui repère en sus de Descartes un degré inférieur et qui insiste sans cesse sur le libre usage par chacun des forces de son esprit. Et dans le même paragraphe, Tchernaos distingue bien le philosophus verbalis, le philosophus historialis et le philosophus realis. Dans les mathématiques, l'outil permettant d'aller du niveau 2 historique au niveau 3 vraiment mathématique est constituée par l'algèbre spécieuse. Elle est, je cite, l'authentique philosophie des mathématiques. Il est clair en tout cas que pour Tchernaos comme pour Descartes, la connaissance historique des mathématiques et le souvenir des démonstrations passées n'est qu'un préalable à l'aptitude à résoudre de nouveaux problèmes et que l'instrument privilégié, sinon unique, en est l'algèbre. On pourrait ici faire brièvement état par parenthèse des intentions proprement mathématiques de Tchernaos qui consacre de très nombreuses pages à la théorie des courbes et aux problèmes directs et inverses des tangentes. Cette orientation théorique est-elle au demeurant que Tchernaos affirme, je cite, « La découverte de tout ce qui nous échappe en mathématiques n'exige que l'examen de toutes les courbes possibles qui se puissent concevoir, de telle sorte que c'est pourquoi nous appellerons congrûment mathématique universelle, mathesis universalis dans le texte latin, la science en laquelle est contenu tout ce qui ne se rapporte qu'à la connaissance de tels objets ou courbes et de telles lignes ou courbes constitueront ici, pour nous, les êtres rationnels. En ce sens, l'une des originalités auxquelles prétend Tchernaos est l'invention d'un procédé permettant de concevoir une manière de générer les courbes à la manière du tracé du cercle, un centre fixe, un rayon mobile, de l'ellipse, deux foyers et une longueur mobile, comme l'exemple bien connu de l'outil du jardinier dans la dioptrique de Descartes, en tentant de généraliser le procédé cartésien de manière à faire disparaître la distinction de Descartes entre les courbes mécaniques et les courbes géométriques. L'art de l'invention consiste à construire des objets mathématiques nouveaux. Je cite, car de cette façon, la géométrie pourra former d'innombrables surfaces et volumes nouveaux et d'autres choses similaires, et l'arithmétique une infinité de nouvelles suites. Ou encore, de là résultent aussi d'innombrables vérités nouvelles concernant les trajectoires conçues abstraitement que décrivent les corps physiques, mues de différentes façons. Je montrerai plus en détail, dit Tchernaos, en son lieu, qu'elles peuvent s'appliquer pareillement à tous les objets des mathématiques et méritent de ce fait d'être appelés des éléments de la mathématique universelle. Éléments de la mathématique universelle résonnent en écho, non, me semble-t-il, de la règle 4, même si l'on trouve ça et là dans la Medicina Mentis des passages
qui me semble très proche des textes cartésiens et allégué d'une lecture réelle, mais beaucoup plus sûrement des Principia Matheseos Universalis de von Schrotten, publié avec la traduction latine de la Geometria. Et ce rapprochement permet de comprendre, par contraste, que Tschernaus voit dans le terme de Mathesis Universalis une théorie des courbes et des objets mathématiques, plus au fond qu'une algèbre, qui n'en est en réalité que l'instrument. Mais je voudrais maintenant me tourner vers des aspects plus généraux, si j'ose dire plus philosophiques. En philosophie, l'instrument de passage entre les deux niveaux supérieurs de connaissance, l'historique et la véritable connaissance, est nommé ars inveniendi, et c'est précisément l'objet même de la medicina mentis. J'en viens maintenant aux aspects les plus fondamentaux. Il faut en premier lieu analyser le concept que Tschernaus produit de la vérité et de la fausseté en reconstruisant la démarche, et là, cette fois, en laissant de côté la question des précédents. Il me semble que la manière dont Tschernaus progresse est suffisamment originale et cohérente pour être étudiée comme telle. Il faut ensuite analyser les outils de connaissance. Le point de départ est que si l'homme possède la certitude sur ce qui le touche agréablement ou désagréablement, il possède de même, avec une certitude non moins grande, par lui-même, la capacité de distinguer le vrai du faux, avec, tout au moins initialement, la même immédiateté que celle qu'il a lorsqu'il perçoit l'agréable et le désagréable. C'est ce principe qui est le, je cite, « fondement de la certitude humaine » ou encore le critère exclusif et unique, en réalité, de la vérité et de la fausseté. C'est page 40 dans l'édition latine, page 72 dans la traduction française. Alors, je commence par le principe unique du vrai et du faux, le critère. Pour le produire, Tschernaus envisage d'abord des énoncés certainement faux. Par exemple, un bâton entier est plus petit qu'une de ses parties. Ou, deuxième exemple, les rayons du cercle sont inégaux. D'où vient la fausseté évidente et reconnue de tels énoncés? Elle vient de l'impossibilité de concevoir de telles assertions, c'est-à-dire qu'il n'est pas en notre pouvoir d'assentir à de telles propositions. Inversement, pour les jugements tenus pour vrais, à savoir les mêmes exemples mais pris négativement, nous pouvons concevoir ces assertions. Le tout est plus grand que ses parties, ou les rayons du cercle sont égaux, et ainsi ces propositions sont vraies. C'est ainsi la possibilité ou l'impossibilité de concevoir qui produit la seule certitude dont nous disposons. En première approche, mais selon la signification sera précisée plus tard, la fausseté est ce qui ne peut être conçu, tandis que la vérité est ce qui peut l'être. Il s'agit bien d'un seul critère, même s'il a deux volets. Le plus intéressant dans la démarche, et ce qui est en quelque sorte la marque de fabrique de Tschernaus, est de partir du faux. Très clairement, les exemples d'énoncés reconnus rationnellement comme vrais sont les opposés d'énoncés reconnus, au moins possiblement initialement, comme faux. Cette norme ou règle du vrai et du faux est portée en nous et, dans un ensemble d'expressions qui sont évidemment fort spinoziennes. J'en viens aux enchaînements d'énoncés. Tschernaus pose que si un énoncé peut être conçu, donc si un énoncé est vrai, un énoncé qui en découle peut à son tour être conçu, donc être vrai également, et ainsi de suite. Partant, le vrai ne découle que du vrai, et inversement, du vrai ne peut découler que du vrai. En revanche, si un énoncé ne peut être conçu, c'est-à-dire s'il est faux, un énoncé qui en découlerait serait faux à son tour. Clairement, comme on l'a remarqué, Tschernaus paraît récuser le principe logique classique, ex falso sequitur quod libet, fait d'ailleurs une brève allusion aux discussions de ce principe. Ce qui découle du vrai reste vrai, mais ce qui découle du faux reste faux.
Mais c'est dans l'usage que ce principe révèle sa fécondité. En réalité, Tchernaos ne pense pas à un principe formel du type de ce qu'on nomme aujourd'hui parfois le principe d'explosion, c'est-à-dire que toute assertion fausse vérifie n'importe quoi, mais bien plus, il a en vue, comme la suite le montre, les raisonnements par l'absurde pratiqués dans les mathématiques depuis les Grecs. En effet, supposons, premièrement, que de quelque chose tenu pour vrai, nous dérivons quelque chose d'évidemment faux. Ou bien, deuxièmement, que de quelque chose tenu pour faux, nous dérivons quelque chose d'évidemment vrai. Dans les deux cas, la vérité ou la fausseté du conséquent doit se reporter sur la vérité ou fausseté de l'antécédent. Si je conclus de A quelque chose de concevable, A est vrai. Et inversement, si le conséquent n'est pas concevable, son antécédent ne l'est pas non plus. Avant de montrer en quoi cette conception permet à Tchernaos de justifier l'emploi du raisonnement par l'absurde, on doit remarquer que dans le cas des antécédents dont la valeur de vérité réelle se révèle différente de celle des conséquents, Tchernaos admet qu'un énoncé puisse paraître initialement vrai et être faux en réalité, et inversement, qu'un énoncé apparemment faux puisse en réalité être vrai. Le critère de vérité ne fonctionne donc pas de manière automatique et immédiate. Certains énoncés ont immédiatement la propriété vrai ou faux, confère les exemples de la relation tout partie ou de la géométrie élémentaire du cercle, mais lorsque ce n'est pas le cas, les énoncés initiaux sont testés par leurs conséquences. Il faudra se demander d'où vient l'apparence possible de vérité et de fausseté lorsque cette apparence ne correspond pas à la réalité. Cela viendra moins de considérations logiques que de considérations sur les facultés de connaissance et notamment sur la nature de l'entendement. Quant à la proposition portant sur le vrai, on peut se demander si elle est réellement réciprocable. C'est en effet une question posée par Christian Huygens à la réception du traité, très peu de temps après, qui admet, certes, je cite, Huygens ou Huygens, si vous préférez. Ce qui est vrai peut et doit pouvoir être conçu, mais qui refuse le critère même de Tchernaos, à savoir la conversion de la proposition de la manière suivante, il n'admet pas que tout ce qui peut être conçu est vrai. Je cite la suite de l'objection de Huygens. De plus, votre conception du vrai semble viser à discerner uniquement les premiers principes des mathématiques et de la physique, mais non également, notamment en physique, la vérité dans les choses que l'on déduit grâce à leurs conséquences des faits préalablement connus. Je ne vois pas comment, de la sorte, vous nous préservez de l'erreur en ce domaine. Alors, concernant le premier volet de l'objection, la réponse de Tchernaos, dans une lettre ultérieure, est ainsi argumentée. Premièrement, on accorde que tout ce qui est vrai peut et doit être conçu. C'est ce que Huygens s'accorde. En accordant cela, on accorde également une faculté de concevoir le vrai. Ce qui entraîne, et c'est là le nerf de la démonstration, que cette faculté de concevoir le vrai ne peut concevoir le faux. C'est-à-dire que ce qui est faux n'est, à proprement parler, pas conçu. Donc, la conversion de la proposition est une conversion nécessaire. Il n'y a pas d'hystéron protéron dans cette argumentation. L'essentiel est ici que le faux ne peut, comme dans les exemples initiaux, être en aucun cas conçu sans contradiction. Mais encore faut-il que ce qui est l'objet de la conception soit vraiment conçu. Comme on le verra après, il peut être délicat de savoir si l'on conçoit quelque chose lorsque l'on pense à quelque chose, pour dire les choses de manière la plus vague. Quant à la seconde partie de l'objection qui porte de la concevabilité à la vérité de l'objet physique, Tchernaos l'admet provisoirement, car elle nécessite un approfondissement relatif aux différentes valeurs des concepts
imaginable, rationnel ou réel, sur lequel, non, je ne reviendrai pas aujourd'hui parce que ça me prendra un peu trop de temps. Quelques conséquences méritent d'être énumérées. Premièrement, toute idée renferme une négation ou affirmation. Affirmer ou nier sont des vocables extérieurs par lesquels nous signifions que nous pouvons concevoir ou non quelque chose dans notre esprit. C'est évidemment la reprise d'un argument spinozien sur l'idée. Deuxièmement, être et non-être n'ont d'autre différence que celle qui est entre le possible ou l'impossible, ou bien le concevable et l'inconcevable. C'est donc en cela qu'il y a une visée de philosophie première, mais il faut remarquer que celle-ci n'est nullement thématisée. Il n'y a absolument aucune ontologie réelle dans les textes de Tchernaus. Autre conséquence, qui est tirée par Tchernaus, les axiomes, par exemple le principe de contradiction, sont déductibles immédiatement de cette première expérience du faux et du vrai. Ils ne sont donc pas absolument premiers. Comme le montrera la suite de l'ouvrage, les axiomes sont conçus par Tchernaus comme des suites des définitions et non pas comme des vérités éternelles posées a priori avant tout examen. Il y a chez Tchernaus une critique qui est assez sévère de l'emploi, mais pas absolument inédite, de l'emploi par Euclide d'axiomes qui, dans certains cas, ne servent à rien, dans d'autres cas, n'ont pas été conçus correctement, ou encore sont des propositions démontrables. En tout cas, quoi qu'il en soit, une fois ces remarques faites, tout le reste découle de la façon la plus évidente, comme du principe unique et premier touchant le vrai et le faux de cette proposition, nous pouvons concevoir certaines choses et nous ne pouvons en concevoir en aucune façon certaines autres. Alors, j'en viens aux facultés de connaissance à proprement parler. La faculté humaine permettant la reconnaissance et l'application du principe unique est précisément l'intellectus, l'entendement, et c'est cette faculté qui est isolée aussi bien dans l'acte d'intellection que dans la non-intellection. Elle est le nom donné à cet acte, moins en général que par les opérations qui le manifestent, opérations d'affirmation et de négation. Toutefois, Tchernaus marque une différence de facilité entre les deux opérations par lesquelles elle s'exerce. Concevoir une impossibilité est pour lui plus facile et plus évident que concevoir une possibilité. C'est cela qui explique l'ordre passablement inhabituel des énoncés que j'ai analysés au début, où il commence par ce qui est manifestement faux. En ce sens, c'est d'abord l'idée fausse, qui indique indirectement la norme en montrant quelque chose qui ne peut être ni être conçu. Bon, que ce soit une réminiscence du intellectus émanationné est très clair, mais c'est encore une fois ce qui est intéressant, c'est l'originalité de la démarche de Tchernaus. Ce thème parcourt en fait toute la théorie logique de l'auteur. Il ressort de là que les démonstrations par l'absurde ou par l'impossibilité entraînent notre assentiment plus que les autres. On remarquera ici naturellement que Tchernaus adopte une position diamétralement opposée à celle de Descartes, et plus encore à celle des messieurs de Port-Royal, même s'il reconnaît que la démonstration ostensive satisfait mieux l'esprit que la pagogique. Mais celle-ci force mieux l'assentiment de l'adversaire et c'est le principal but à atteindre. Tchernaus renvoie à Archimède pour un usage exemplaire de ce type de démonstration. Mais c'est cette différence entre les modes de démonstration qui ouvre vers la suite de l'analyse, portant d'abord sur les facultés de connaître, ce qui constitue une précaution d'usage d'un fondement en lui-même nécessaire. Tchernaus englobe sous le terme commun d'imagination
l'ensemble des choses qui nous sont connues par les sens externes ou internes, voire par les passions, sans en distinguer à ce stade l'origine, et en posant une certaine passivité de cette faculté cognitive. Alors, cette passivité soit entière, soit partielle. L'acte de l'entendement dépend exclusivement de nous-mêmes, tandis que celui de l'imagination nous laisse passifs, en partie au moins. Entre les éléments sensibles, proprement imaginatifs et passionnels, il n'y a de différence que de degré. Tchernaos distingue ainsi radicalement perception et concept. Parmi les choses perçues, certaines peuvent être conçues, exemple les machines, tandis qu'une infinité d'autres, par exemple la couleur, échappent non seulement à la conception, mais même aussi parfois à une image définie, par exemple la douleur. Or, c'est sur la question du faux qu'apparaît bien le déséquilibre entre les deux facultés. Nous avons vu qu'il est plus facile et plus parlant de démontrer par l'absurde que de le faire directement. De même, cette prééminence de la négation sur l'affirmation se retrouve dans le jeu des deux facultés de connaissance pour des raisons que je vais essayer de faire apparaître. Une précaution est nécessaire qui vise à distinguer, quand quelque chose n'est pas connu, le faux de l'ignoré. Ainsi, il n'y a pas d'équivalence entre les propositions « telle chose ne peut être conçue » et celle-ci « de telle chose, nous n'avons pas le concept ». En effet, « ne peut être conçu » signifie, comme selon Tchernaos chez les mathématiciens, que deux concepts ne peuvent être mis en relation, par exemple ligne inégale et cercle, et qu'ainsi la proposition qui affirme l'un de l'autre est fausse. Une précision importante est ajoutée en ce sens quelques pages plus loin. Quand j'ai dit plus haut que certaines choses ne peuvent être conçues et de ce fait sont fausses, je l'ai entendu en ce sens. Certaines choses, de celles dont nous pouvons former un concept lorsque nous les considérons en elles-mêmes, sont fausses si elles ne peuvent être conçues, c'est-à-dire si elles ne peuvent en aucune manière être reliées entre elles. Donc on peut très bien, tout à fait manifeste à partir des exemples, on peut très bien avoir une parfaite conception du cercle et une parfaite conception du carré sans cependant les identifier. Ce qui est justifié par cette thèse étant justifiée par la notion de l'entendement et les exemples, ainsi le cercle et l'inégalité des rayons. Dans l'autre cas, cela signifie seulement que je ne connais pas la chose, et donc, cette autre proposition est provisoirement neutre à l'égard de l'entendement. Mais le plus important est que l'impossibilité de concevoir est, selon Tchernaos, accompagnée de l'impossibilité d'imaginer. Ce que nous ne pouvons concevoir nous affecte plus et exerce sur nous un effet plus contraignant que ce qu'il nous est donné de concevoir. La raison en est que nous ne sommes en mesure ni de le concevoir, ni de l'imaginer. Et ainsi, il n'importe pas que l'impossibilité d'une notion soit connue par l'entendement ou l'imagination. Inversement, Dans ce que nous imaginons, tantôt il peut y avoir un concept, tantôt aucun concept n'en existe. L'imagination, et c'est la source des erreurs et des maladies de l'âme, l'imagination nous permet alors de croire posséder la connaissance des choses qui sont en réalité inconnues. C'est sur ce point que Tchernaos distingue les progrès des mathématiques de ceux de la physique, puisque dans la physique, les imaginations sont extrêmement prédominantes, alors qu'elles le sont nettement moins en mathématiques. Imagination, dans le sens qu'il prend, bien sûr. En résumé, si une chose est inconcevable, elle est également inimaginable. Mais si elle est imaginable, elle n'est pas pour autant concevable, et la concevabilité demande des preuves plus longues à apporter. Il faut donc désormais se demander à quelles conditions une représentation, je prends ce terme en général en attirant l'attention sur le fait que les traductions françaises, absolument remarquables à tous égards et même exemplaires, traduit parfois imaginari par imaginer et parfois aussi par représenter. Il faut être un peu prudent. La question est donc de savoir si telle représentation donnée est une imagination ou un concept.
Ce qui fait qu'on en passe, on passe à la troisième point, ce sera le dernier de cet exposé, la question du critère. Comment, par quel critère 2, si vous voulez, par quel critère pouvons-nous distinguer si une chose est conçue ou non ? Deux thèses permettent à Tchernaos de produire un critère original et relativement intersubjectif, du moins en théorie. La remarque ou thèse 1 est l'égalité de l'entendement chez tous les hommes. C'est-à-dire que ce qui est conçu ou non conçu est tel que je puis communiquer à autrui ce qui est conçu et ce qui ne l'est pas. À preuve, les démonstrations mathématiques, intelligibles théoriquement par tous, du plus subtil au plus obtus, une fois écartés les obstacles apparents. Donc ça c'est la thèse 1, qui au fond est un aménagement de la thèse cartésienne, mais non pas justifié en quelque sorte a priori par l'égalité supposée, mais plutôt par le fait que les démonstrations sont intelligibles par tous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une sorte de faculté qui se manifeste par des actes, c'est plutôt les actes qui sont des actes d'entendement. Ou de. La remarque 2, évidemment, est que l'imagination, dont on se rappelle qu'elle contient les sens et les passions, est fort inégale entre les hommes. Tchernaos reprend des exemples classiques sur l'impossibilité d'expliquer aux aveugles les couleurs ou aux sourds les sons, de façon qu'ils aient une perception identique à celle que nous éprouvons en nous-mêmes. Ça, c'est archi courante. Celle qui est soutenue par Tchernaos est que je conçois quelque chose si je suis capable de communiquer entièrement ce concept à autrui par des mots. Autrui, par hypothèse, ignorant tout de la chose conçue. C'est donc tout autant une théorie du savoir que de son enseignement. Pour le montrer, il propose le dispositif qui suit. Si je les considère, les choses, comme tout à fait certaines, ce sera aussi en toute certitude que j'établirai qu'une chose m'est connue et complètement ignorée d'un autre, et que j'observerai qu'il est en mon pouvoir, pourvu qu'il ne m'oppose pas de résistance, de susciter dans son esprit, rien que par des mots, une connaissance identique à celle que j'en ai moi-même. Il sera certain, dis-je, que je n'imagine pas cette chose, mais que je la conçois. Je ne lis pas la suite de l'argument, mais son esprit est aisé à comprendre. Si je ne puis faire partager ma connaissance, c'est la preuve que j'imagine sans concevoir. Et enfin, si je communique une partie de mes connaissances et non une autre, j'ai conçu celle que j'ai communiquée et seulement imaginé la partie restante que je n'ai pu concevoir. Alors, pour résumer, on peut brièvement rappeler que le critère unique du vrai et du faux, tel qu'il est rabattu sur l'intelligible et l'inintelligible, ou l'être et le non-être, suppose que ce qui se présente à l'esprit, soit l'objet d'une intellection authentique, qu'elle réussisse ou non. Cette intellection est universelle. C'est-à-dire que ce qui est vrai pour tout le monde, et ce qui est faux pour tout le monde. Si ce qui se présente à l'esprit n'est pas l'objet d'une intellection, alors il est l'objet d'une imagination. Cette imagination dépend des complexions personnelles et est plus ou moins passive. Et que, hors des cas où la fausseté ou la vérité d'une proposition est absolument évidente, le moyen de s'assurer formellement de la conception est la communication avec autrui sans image. Bien entendu, il y a des réminiscences de Spinoza et de Leibniz dans ces arguments, mais toutefois, l'originalité de Tchernaos est ce privilège qu'il accorde à la négation et à la fausseté. Je vais conclure. Il n'est quasiment pas question dans la médecine amentis de médecine. Même si, donc, je pense que mon exposé est un peu extérieur aux préoccupations du jour. Même si la préface à la seconde édition fixe comme but supérieur la santé de l'esprit, en tant que c'est ce qui fait le plus défaut aux hommes. Cette santé de l'esprit a aussi une apparence de salut.
Si beaucoup méprisent l'entendement, c'est qu'ils le confondent avec l'imagination. Tchernaus distingue entre l'homme naturel, c'est-à-dire celui qui est mené par l'imagination, ou encore celui qui est fait comme nous le sommes tous de nature, et l'homme intellectuel qui, je cite, « n'existe pas de naissance, mais est seulement devenu tel grâce à l'entendement et à la philosophie authentique. Cet homme intellectuel a, je cite, pour ainsi dire, revêtu l'homme nouveau. » Alors, tout est dans le sans doute « pour ainsi dire ». Toutefois, une indication intéressante est fournie par la fin du texte, assurant la transition avec la médecine du corps. Tchernaus reprend à sa manière l'arbre de la connaissance de la lettre préface au principe de la philosophie de Descartes. La philosophie est en général l'ars inveniendi, dont les racines sont les préceptes généraux, le tronc, leur application à la science mathématique et physique. Et c'est avec les branches que ça change un petit peu. Les branches, je cite Tchernaus, les branches avec les fruits, les préceptes les plus spéciaux relatifs à l'éthique, qui enseigne la parfaite santé de l'esprit, à la médecine, qui enseigne dans toute la mesure du possible la santé du corps, et à la mécanique, etc. Deux choses à remarquer pour finir. Bien entendu, l'ordre des termes est un peu modifié par rapport à Descartes. Chez Descartes, c'est médecine, mécanique, morale, ce qui n'est pas du tout indifférent. Bien entendu aussi, éthica est une bonne traduction de morale. Mais il est intéressant de voir que Tchernaus distingue maintenant ce qu'il paraissait confondre. La médecine s'occupe du corps et de la santé, et d'ailleurs, comme le titre même de la Medicina Corporis l'indique, avec en réalité seulement des probabilités, et non des certitudes, la médecine s'occupe du corps et la santé de l'esprit est prise en charge par une éthique. Il est difficile de ne pas voir une allusion, non au texte de Spinoza même, mais bien à son projet général, tel qu'il est évoqué lors de la rencontre avec Leibniz. Bien que Tchernaus, et je pense que c'est tout à fait remarquable pour ça, bien que Tchernaus ait conduit son projet de manière absolument indépendante. Voilà, je vous remercie. Et je rappelle que je n'entends absolument rien. Ah, le retour. Merci au professeur Debuzon pour cette communication magnifique et très riche et difficile. J'ouvre le débat. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a une question de la part de Giulia Belgioioso. Si monsieur vient ici. Merci, c'est une très belle. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Alors, ce n'est pas vraiment une question. Alors, j'ai compris en te disant qu'en effet, le début de ta communication, ça veut dire là où tu dis que la médecine de l'esprit et du corps, c'est plutôt peut-être tu l'as écrit un peu plus. Manière plus claire, non? Donc, c'est un titre plus attrayant que le mot même de philosophie. Cioè, comment oui. C'est pour ça? Après, tu dis un peu plus en bas, medicina mentis, c'est vraiment un thème important, celui de la définition. Non? Donc, alors, je parle ces deux choses, j'arrive à la fin de ta communication, là, tu fais une comparaison avec Descartes, l'arbre, non? Et en disant que l'effet, c'est tout différent. Mais je pense que ce que tu dis, c'est bien que Tchernaus n'est pas, il a fait une chose qui est tout à fait différente par rapport à ce qu'a fait Descartes, même, je veux dire, pour la connaissance du vrai et du faux, non? Parce que là, ça s'agit de définition, donc c'est la théorie de la connaissance. Pour Descartes, si je me rappelle la lettre à Elisabeth, no? Et même la lecture, par exemple, de Sénèque, de Machiavelli, etc.,
sa conduire, donc la connaissance, ça doit conduire à un choix. Donc ce n'est pas quelque chose qui est fait pour les définitions, les vrais, les faux, etc. Mais c'est quelque chose qui il faut utiliser pour effectivement pour la pour les pour comme médecine, non, pour soigner les corps. Ça, en effet, c'est quelque chose de différent et c'est quelque chose que tu expliques et que Schinaus lui-même explique au début, non? Ce que tu écris, ça veut dire que c'est une chose qui n'a rien à faire avec ce qui a fait Descartes. Donc, c'est un titre qui est un titre troyen qui ne signifie rien par rapport à ce qui avait signifié pour dans les projets de Descartes. Mm-hmm. Si, j'ai appris beaucoup de choses sur Schinaus, sur sa théorie de la connaissance, et j'ai appris aussi qu'il est plus lié à Spinoza et Leibniz, mais il n'y a rien à faire, c'est ce qui a fait Descartes. Donc, c'est vraiment pas vraiment une question, mais je vais savoir si j'ai bien compris ce que tu as. L'essence de ta communication. Merci. Je t'en prie. Je vais essayer. Bon, je suis d'abord extrêmement heureux de te parler. c'est si loin. Naturellement, la relation de Tchernaus à Leibniz et à Spinoza est bien documentée. Vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend? Oui, oui, ça va. La relation de Tchernaus à Leibniz et à Spinoza, ainsi qu'à Huygens et à quelques autres, Oldenburg en particulier, est bien documentée. Il est très clair, je veux dire, bon, les aspects spinoziens que je n'ai fait qu'évoquer, hein, je veux dire, je n'ai pas pris ça dans le détail ici, sont tout à fait déterminants. Mais alors quelques remarques très simples. Tout d'abord, les mathématiques avec lesquelles s'explique Tchernaus sont d'abord et avant tout les mathématiques cartésiennes. C'est-à-dire, il reprend le projet de classification des courbes en lui donnant une très très forte extension avec des procédés cartésiens. C'est-à-dire, il n'y a pas simplement un rapport de Tchernaus à ses stricts contemporains, mais il y a aussi un rapport très important au passé théorique cartésien. Et ce que j'ai juste indiqué et suggéré, c'est qu'il donne une orientation un petit peu différente de la mathématique universaliste que celle qui est retenue par les cartésiens stricts. On n'entend pas ? Bon. En ce qui concerne le titre, le titre Medicina Mentis, Medicina Corporis, mon sentiment est que lorsqu'il a rédigé cet ouvrage pour les aspects logiques et épistémologiques, au fond, il a voulu faire quelque chose. Il a voulu faire ce qu'il avait retenu de non pas la lecture, parce qu'il n'a pas eu le manuscrit de l'éthique. Il a eu le manuscrit du De Emendatione, enfin de la réforme de l'entendement, mais il n'a pas eu le manuscrit de l'éthique. Et mon sentiment, c'est que lorsqu'il explique dans la préface de la deuxième édition de 1695 qu'il fait une médecine de l'esprit et une médecine du corps, parce que les titres, on dirait commercialement, sont plus vendeurs que philosophie ou méthode philosophique. Bon, je pense que c'est une fausse apparence. Je veux dire, ce qu'il veut faire, c'est reproduire ce qu'il avait compris du projet spinoziste. En général, mais sans, et c'est ça qui est très très intéressant, sans reprendre
autre chose que des éléments épars. On peut pointer. Autre chose, il est facile de voir en lisant en continu le texte de la médecine de l'esprit, on voit qu'il a tout ou partie du texte dérégulé. Il y a des quasi-citations. Alors, pas du tout celle sur la métaphysique universaliste, mais il y a des phrases, bon, on pourrait les... Il y a d'ailleurs, dans l'excellente traduction de Jean-Paul Wurtz, il y a des références qui sont indiquées, on peut en trouver d'autres. Enfin, il y a tout un travail à faire sur la présence des régulés dans ce texte. La difficulté étant de savoir... d'ailleurs, exactement quel texte il avait. Il est bien évident qu'en 1686, il ne possédait pas l'édition de 1701. Voilà ma réponse à ce que j'ai compris de ta question, mais le son n'est pas très facile. Je n'entends pas. C'è una domanda su Teams. Se vedo bene, è la professoressa Sorana Corneanu che ringraziamo. Oui. Thank you, Sorana, to be here. If you hear me, you can pose your question. Welcome. Bonjour, merci. Bonjour. Merci bien, Frédéric, pour cette très belle communication. Je vais essayer d'adresser ma question en français. Oui, merci. Oui. J'ai été intéressée à cette relation, il me semble, que vous suggérez entre l'autonomie de la pensée et la communication des connaissances. Alors, je pars d'un passage que vous avez cité. Alors, Chinhaus dit... Il faut susciter dans son esprit, dans l'esprit d'autrui, d'un autrui, rien que par des mots, une connaissance identique à celle que j'en ai moi-même. Ça veut dire que je confirme le concevoir, la conception et pas l'imagination. Oui, c'est ça. Alors, ce que je comprends est la conception. Quand même, est le résultat d'un travail qu'on fait sur soi-même, travail de son esprit, de quelque façon, de passage de la connaissance historique à la connaissance autarquique, autonome. Mais je me demande si Chinhaus imagine, comme on peut le faire aisément, le scénario où un autrui, l'autre, n'a pas fait le même travail. Alors, peut-être il n'est pas lui-même capable de raisonner à la conception qui lui est transmise. Alors, première question, est-ce qu'il y a une discussion de la manière qu'on peut vérifier si l'autre a bien compris ce qu'on lui a dit? Et deuxième question, cette capacité de concevoir vu de la perspective de l'autonomie, semble avoir besoin d'un travail. Mais vu de la perspective de la communication à un autrui, semble être en sorte de donnée naturelle. Y a-t-il une tension dans le texte de Chinhaus à ce propos? Merci. Merci beaucoup, Sorana. C'est une excellente question. En plus, je perds mes oreilles. Je ne cache pas que le texte de Chinhaus est relativement sommaire sur ces problèmes. Alors, au fond, on peut dire que ce que Chinhaus admet,
c'est une sorte d'extension du principe classique selon lequel on ne peut, même en donnant des définitions réelles des choses, on ne peut communiquer à autrui une définition de cette chose si le sujet n'est pas capable par lui-même de se le représenter, de l'imaginer. C'est l'exemple du sourd et de l'harmonie. On peut, j'ai toujours prétendu qu'un sourd pouvait parfaitement faire un devoir d'harmonie, c'est-à-dire pouvait très très bien mettre quatre portées les unes au-dessus des autres et faire quelque chose qui ressemble à un devoir d'harmonie, mais il ne peut en aucun cas être capable d'entendre ce qu'il ne... Voilà. C'est une extension, je veux dire, c'est très intéressant de voir que Tchernaus confond, c'est absolument essentiel pour lui, il confond totalement imaginer, être imaginé, sentir et être passionné. Donc il suffit, pour comprendre ça, de prendre des exemples, tirés de l'ablation de tel ou tel sens pour voir la différence. Pour poser d'une part l'identité de l'entendement en tous. Pourquoi cette identité? Je ne pense pas qu'elle soit connue a priori, elle est connue simplement parce que les mêmes contradictions sont des contradictions pour tout le monde, les mêmes propriétés évidentes sont évidentes pour tout le monde. Ce n'est pas qu'il y ait une faculté au-dessus, ça veut dire que nous percevons par l'entendement le contradictoire comme contradictoire et le non-contradictoire comme non-contradictoire. C'est-à-dire le concevable, le non-concevable ou l'être de l'âme. Ça, c'est... Alors, donc ce qu'il faut dans la communication scientifique, ce qu'il faut faire, c'est éliminer tout ce qui relève de l'imagination propre pour être traduit en termes strictement conceptuels. C'est ça. Je n'ai pas du tout insisté là-dessus, mais au fond, Tchernaus est un philosophe du concept. Il emploie à tous les mots cette notion de la notion de concept. Il n'emploie pas beaucoup la notion d'idée. C'est-à-dire le concept est produit de l'esprit. Il prend ça littéralement. Et ce concept se distingue de tout ce qui est plus ou moins passif et qui est imaginé. Donc évidemment, on retrouve avec Tchernaus une difficulté que, après tout, tous les professeurs de mathématiques rencontrent, c'est-à-dire que sans doute qu'il ne suffit pas de donner les bonnes définitions et les bons concepts aux étudiants pour qu'ils comprennent immédiatement tout ce dont il s'agit, mais il y a une présupposition de l'universalité dans la compréhension, et je crois que c'est celle-là qu'il utilise. Alors, on peut faire un rapprochement. Il y a un texte de Leibniz qui est très postérieur, auquel on peut évidemment penser. C'est le texte dans lequel Leibniz résout le problème de Molineux à sa manière. En disant que nous pouvons différer sur les images, mais nous ne pouvons pas différer sur les concepts. C'est-à-dire que je vais évidemment pas dire que ni que Tchernaus ait influencé Leibniz, c'est à mon avis deux démarches autonomes, mais il y a en gros une stabilité et une universalité du concept qui est telle que il suffit des mots, il y a quand même besoin d'un véhicule, hein, il suffit des mots pour le transmettre. Et je pense que c'est évidemment une expérience de pensée. Je veux dire, on prend pas un élève, on prend pas un petit esclave comme chez Platon, enfin pour faire cette opération. Mais ça marche comme ça, c'est-à-dire on est capable d'expliquer quelque chose à quelqu'un, abstraction faite de toute détermination purement personnelle. Voilà, c'est comme ça ma réponse.
Que je dis content. Merci, merci bien. Je t'en prie. Merci, cher Frédéric. Et alors, je donne maintenant la parole à Fabrizio Baldassarri. Baldassarri pour la prochaine communication. Merci infiniment. Je t'en prie. Merci beaucoup. Non abbiamo recuperato il piccolo ritardo, l'abbiamo anzi leggermente accumulato, ma tu fai. Je coupe mon micro. 30 minuti, poi ti metteremo sul pranzo. E grazie. Aspetta che ti presento. Fabrizio Baldassarri è un caro amico e un assegnista di ricerca presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, dove nel ruolo di Principal Investigator conduce attualmente i suoi studi all'interno di una fellowship Marie Curie fra Ca' Foscari e l'Indiana University in Bloomington. Fabrizio Baldassarri occupa questa posizione dopo alcuni importanti step accademici, cioè un primo postdoc presso l'Herzog August Bibliothek di Wolfenbüttel in Germania, seguito da un secondo presso l'Università di Bucarest. Già dai titoli di progetti di ricerca proposti in queste sedi emergono chiaramente i suoi interessi accademici, che hanno come fulcro la storia delle scienze, in particolar modo della medicina, in relazione al pensiero di Cartesio. È in questa prospettiva che sono abbordate le trasformazioni che interessano l'anima vegetativa fra XVI e XVII secolo, nonché gli studi cartesiani in botanica in rapporto alle ricerche di Huygens, Reneri e Regius. Baldassarri ha condotto numerosi periodi di studio in importanti università europee in qualità di visiting researcher. Sono particolarmente contento di ricordare quello leccese, condotto sotto la guida del sottoscritto e del professor Franco Meschini, ma anche quelli portati a termine nel centro interdipartimentale padovano di storia della medicina all'École Normale Supérieure di Lyon e infine all'Università di Utrecht sotto la supervisione di Theo Verbeek. Fra i suoi contributi alla ricerca non possiamo che limitarci a menzionare la curatela insieme ad Andreas Blank del volume intitolato Vegetative Powers, pubblicato per Springer nel 2021, ma anche il suo lavoro monografico dal titolo Il metodo al tavolo anatomico, Descartes e la medicina, pubblicato da Arachne nel 2021. Ma Baldassarri ha in programma anche la pubblicazione di un volume su Descartes and Medicine per la nostra collana di Brevos, che attendiamo con grande ansia, per così dire. Ma, grazie Fabrizio. Grazie Igor per la presentazione, grazie per... di essere degno di concludere questa mattinata. Il mio intervento sarà in inglese, quindi mi scuso per spostarmi dal francese all'inglese, e ho preparato però un PowerPoint. Ho cambiato un pochino, anzi no, parecchio, completamente il titolo del mio intervento, con cui ho lottato per un po' di tempo, e in realtà il titolo richiama un articolo di Claude Romano, un articolo in francese, quindi spero che questo sia apprezzato dagli amici francesi. The title is Descartes' Three Medicines, Physics, Metaphysics and Physiology. Perhaps physiology is not correct, perhaps it should be patients. But anyway, I'm happy to discuss this later with all of you. So let's start. In 1637, René Descartes portrayed a grandiose role for medicine as one of the sciences of his philosophical program. In part 6 of the Discours de la Méthode, he writes that his principles of philosophy opened my eyes to the possibility of gaining knowledge, which would be very helpful in life, and of discovering a practical philosophy which might replace the speculative philosophy taught in school. And then he had some interesting parts, and then he said this is desirable not only for the invention of numerous devices, but also, and most importantly, for the maintenance of health, which is undoubtedly the chief good and the foundation of all the other goods in this life. For even the mind depends so much on the temperament and disposition of the bodily organs that if it is possible to find some means of making men in general wiser and more skillful than they have
been up till now, I believe we must look for it in medicine. And later he continues claiming that we might free ourselves from innumerable diseases, both of the body and of the mind, and perhaps even from the infirmity of old age, if we had sufficient knowledge of their causes and of all the remedies that nature has provided. So this is, of course, a very well-known text that says a lot about Descartes' the consideration of himself and also about his very ambitious program. He aimed at discovering nothing less but how to prolong life. Unfortunately, and of course he discussed this point in his correspondence a lot, where he claimed that he was looking for a medicine grounded on infallible demonstrations, that this medicine could heal disease and of course prolong life. But unfortunately, this grandiose project looks like the famous mountain that gives birth to a little mouse, as he published neither a medical text nor a complete natural philosophical investigation of living bodies, and there is no trace of the possibility to prolong life, besides a few vague and inconsistent recommendations. Historians have generally tried to deal with the shortcomings of Descartes' medicine, and of course we should mention Nibit Bol Experience book articles and chapters, which are of course a point of reference in the field. But let me mention also Monsanto Kant work, La Philosophie Médicale de Descartes, and of course Franco Meschini, De Fine Antoine Mao, the work of Guido Manning, in which historians and philosophers have tried to reconstruct, to reorder the system, the Cartesian system of medicine. I have highlighted four axes, so to speak. However, even in the work of historians like Annie, Franco, and Gideon, some questions remain, problems remain. Today, I would like to add another element to this work. And so I would like to investigate the question of unity in Descartes medicine. And I would like to discuss the role of medicine or physiology in Descartes' works. So we have his rhetorical claim that through his philosophy, medicine could heal diseases and prolong life. I think this is mostly a rhetorical claim. And then there is something different. So I started focusing on Descartes' works, and I tried to understand what was his goal in studying medicine. Indeed, he did not study medicine for the mere healing of the body, and of course, neither just for the knowledge of the anatomical knowledge of limbs, organs, and bones. As we know, Descartes performed some anatomical dissections, but he wasn't really interested in this field, so to speak. But I think there are three kinds of medicines in Descartes. This is something that also surfaced in the passage I read at the beginning of my presentation, where a rooted condition for medicine emerges, to speak. So there is a philosophical role for medicine. And this is also something Emanuela Scribano has recently very brilliantly pointed out. I have in mind her book Macchine con la mente, but also a very recent article, Science contra the Meditations, in which she argued that medicine played a role in the metaphysics, in the meditations.
And so in this paper, we'd like to investigate what is the role Descartes attributed to medicine in his work. And I have differentiated between three positions, so to speak, three medicines. The first one consists in his effort to use medicine to confirm or prove his physics, as it happens in L'Homme. The second medicine consists of his attempt to differentiate between the well-functioning and the malfunctioning of the mind-body unity in the metaphysical uses of the disease as a heuristic tool to confirm the metaphysical principles of the meditaciones. And the third medicine consists of reducing the heuristic role of medicine and focusing on the mechanical understanding of the living body. And this especially emerges in both La Descrizione del Corpo Umano, probably elaborated in 1647-1648, and in the 1649 treatise on Le Passions de l'Âme. Of course, Descartes was working on anatomy, was performing dissection, was studying the living body since the beginning of the 1630s, so he was performing anatomical investigation and trying to understand the physiology of the living bodies. But while he was working on trying to transpose this medical investigation in his work, his medicine took some very different shapes. So let's start from the first point. I have been inspired by a very interesting chapter by Gabriel Alban Zapata on L'Homme. So let's analyze the first case. L'Homme, in fact, is a very problematic text for many reasons. One of them is its editorial role. The text is anything but a medical treatise, as it is well known. And despite Descartes' claim to be working on a full description of the living functions, the famous observation on the brain of a sheep and so on, that he was studying anatomy and chemistry together, the text, L'Homme, contains very little evidence of this broad program. In contrast, the fourth-fifth of L'Homme mostly provide a reconstruction of the mechanics of sensation and the nervous system, from the organs of senses to the brain, and little space is given to the other functions of the body, which occupy only the first pages of the text. In fact, L'Homme was supposed to be the final chapter of Descartes' treatise on life, the famous Le Monde. And so Descartes expected to add something to Le Monde. But this addition does not concern the man as the inhabitant of the imagined world. And for this reason, it is not a mere description of the functioning of the body in itself. But this text concerns the man as the subject or the spectator or observer of nature. In L'Homme, Descartes specifically dealt with sensation and vision, which he mostly left aside, while of course he mostly left aside the other operations. And so, vision is the most important activity in L'Homme. This has a very philosophical meaning, because the physiological explanation helps him verify the knowledge of nature and the way we know nature as a construction of the mind. In revealing the consistency in the mechanical construction of these men observing light and nature, they can thus bridge the gap between the mechanical explanation of the new world, the world he imagined in Le Monde, and the sensation we have of light and bodies in the old world, the world in which we actually live in. So there is this attempt to combine the construction of Le Monde, so the imagination, the invention
of a new world, to use Telfer-Beck terms, and our experience of nature. So in this sense, what is interesting is that while Le Monde is constructed on a mental operation, the imagination, the last section, the last chapter, is grounded on observation. And observation confirms and verifies physics. So this point is, of course, striking. My interpretation is that Descartes used the medical knowledge to confirm his system and to complete his system. Of course, there are other reasons I'm not going into now. And of course, from the 1632 to 1641, he performs on medical and physiological observations, the experimentation on a sheep. We have the biomedical manuscripts that testify to his huge work on medicine, and he also composed a very short compendium on the parts of some parts of the body, which he never published, of course, and so on. But let's move to the Meditaciones. What is interesting is that in the Meditaciones, the Prima Philosophia, Descartes presented several pathological cases, both in the first meditation, the famous case of the madman, we've already discussed a bit about it, and in the last meditation, where the case of dropsy acquires a heuristic role. Both Emanuela Scribano, as I was saying, but also Franco Maschini have recently worked on this topic from different perspectives. So today I'm just focusing on some very little aspect of the last meditation. In the sixth meditation, Descartes faced the problem of the mind-body union from a metaphysical perspective and made a few medical examples. In this sense, the text is not dissimilar from Long, where the introduction of the human body, sensation, served to confirm nature from a physical point of view. In the sixth meditation, however, sensation does not serve as guide to the way the world is itself, as it was in Long, but as a more specific role, and sensation guides to what is beneficial or harmful for the composite, of which the mind is a part. Yet Descartes is not considering perfect natures, but corrupted ones, and uses wrong cases to sustain his point. Disorders such as dropsy acquire some metaphysical status. Our desire to drink, writes Descartes, leads us into error because water, which the senses inform us is beneficial and desirable, is not actually good for us. Differently from Le Monde, where the human machine confirmed and verified the laws of nature, in the Meditaciones, the limits of the human nature, which is a combination of mind and body, and not just a machine, helps understand its well-functioning. The errors of nature, the pathological condition of human beings, unveil the mind-body composite. And what is interesting is that this is a point that he had already developed in La Dioptrique, but of course in the meditation he brought this point further. So the definition of human body can be comprehended only, the point of this text is that the condition, the definition of human body can be comprehended only externally from a physician and not internally from the composite of the human body. Descartes says this with the famous sentence according to which the nature of the human composite is a denomination which depends on my thoughts. It is quite extrinsic to the things to which it is applied. I think you should have. The medical understanding of the well or malfunctioning of the body acquires a metaphysical stature,
as it resides in the mind, as the ill functioning of the watch, the clock, entirely resides in the mind of the watchmaker, and confers the reasons at the source of understanding of human nature, but also reveals that the error of nature resides in the composite, and makes the mind not autonomous from the messages that it receives from the body. In this sense, while it confers the structure of sensation, perception, and the well-functioning of the body, the meditationes also reveals that the errors of nature are an extreme condition establishing the norm of human nature, being a composite. In this sense, reason, the mind, is the source of knowledge. Certainty resides in the mind alone, but a damaged composite, like the case of dropsy, could affect the mind too, as its autonomy is always in danger. This point is crucial, and at the end of the meditationes, through the cases of madman, amputee, and dropsy, Descartes thus used medicine, with the physiology of sensation once again, to confirm his metaphysics, and he conclude the text in the only way that is possible. The mind does not work as separate from the body, but the human nature is a composite of mind and body. So medicine confirms metaphysics as it confirms human nature as a complex union of mind and body. And so the meditationes cannot conclude but with these words. Since the pressure of things to be done does not always allow us to stop and make such a meticulous check, it must be admitted that in this human life we are often liable to make mistakes about particular things, and we must acknowledge the weakness of our nature. So this is interesting because on the one hand, it tried to use medicine to confirm the fact that the mind knows and the knowledge of the mind is true. But at the same time, it also confirms that we are not mind alone, but the mind is connected to the body. And as such, it reveals the weakness of our nature. At the same time, what is interesting is that there is a sort of progression. So in 1633, in 1632, 1633, the sensation of the man-machine confirms the laws of nature, we think as true, so as we perceive the world. In 1641, the construction, the mechanical construction of the human nature reveals the problems, reveals several problems in understanding the nature of the cosmos. However, the conclusion of the meditationes did not satisfy Descartes, as Elizabeth of Bohemia forced the philosopher to return on the study of the human composite to deal with emotions and passions. And so he worked, I'm trying to cut a bit my text. And so he started working on passions, as we Lecce knows very well, and Descartes composed a new text on medicine, La Description du Corps Humain, which was supposed to be a further description of human nature to buttress his physiological understanding of passion and justify his mechanical explanation of the composite. However, even this text lacked incomplete and remained unfinished. What is interesting is that in La Description du Corps Humain, Descartes tried to describe the composition,
so the unity of the human body under different respects. However, even this text lacked incomplete and remained unfinished. While Descartes later added a physiological reconstruction in the first part of the Passions of the Soul. And in this latter text, Descartes used physiology to confirm the interconnection between mind and body, as both operate on each other. Yet, my impression is that it is perhaps wiser to read La Description du Corps Humain and The Passion of the Soul together, as both together shape a third and more complete physiological understanding of the human nature as a composite of mind and body. Unfortunately, I have no time to go into further details about this aspect. But especially the physiological part of the Passion of the Soul represents a clear advancement in Descartes' philosophy. So I move further. In conclusion, Descartes' engagement with medicine was broad and complex. Of course, he was performing anatomical observation through the time. I've already tried to describe Descartes' work of the different parts of the body in my book, but there is also something more. I mean, there is also a philosophical uses of medicine to complete his work. Besides the rhetorical claims that he elaborated on medicine to treat the body, which at the same time connects the Discours de la Méthode with the letter preface to the French translation to the Passion to the Principia Philosophiae, he used medicine with a clear philosophical role, or at least he developed three kinds of different medicines. The first is the medicine of l'homme, the physiology of l'homme, whose aim is to confirm physics. The second is the physiology of the meditaciones, whose goal is to confirm metaphysics, to confirm the role of the mind. The third is the one of la descrizione and the passions, le passions dell'anima, whose intent is to confirm the compost. And if we look at this progression, so to speak, I think we can agree with Guérou, who claimed that Descartes moved from a medicine, from a physique pure, to a medicine of the composite, developing from the purely mechanical conception of the body to a medicine psychophysique. So in conclusion, this reveals the centrality of medicine in Descartes' philosophical enterprise. So the argument that medicine is not a philosophical theme appears without any meanings in Descartes' work. But at the same time, it also reveals that medicine helps Descartes nuancing his mechanistic framework as he proposed a more complex understanding of living nature. Thank you very much for your attention. Bene, grazie anche a Fabrizio Baldassarri, questo stimolante e molto bello, molto bell'intervento e molto stimolante anche verso la fine richiami le conclusioni di un grandissimo studioso che non è spesso ricordato per questa tesi ma che ha un peso importante. Non so se qualcuno vuole dire qualcosa. Jacopo Chiaravalli. Sì, vieni qui, Jacopo, sì. Grazie. Sì, grazie Carmen. Prego. Sì, sì, Leo. Thanks for your presentation and your interesting evaluation of the role of medicine and philosophy.
I was wondering if it could be a little too much saying that the passage in Tamtanari 672, so at the end of the discourse in the sixth part, is barely rhetorical, as you said. We could first assume a sort of lesser, another sort of interpretation, and take this passage as a sort of horizon of the plan for medicine, Cartesian philosophy, of course, that Descartes never achieved. But so, if you could explain a little bit more, which is the difference between an end and a rhetorical argument. And my second question would be, how can we read together the passage of the sixth meditation with the letters and the final passage of the conversation with Burman, where Descartes says that we have to trust nature in doing medicine? Thanks. Grazie, Jacopo. Io faccio, approfitto per fare anch'io una domanda, le modifichiamo leggermente il sistema e vista l'ora. Dunque, mi pare molto interessante il percorso che hai fatto, no? Mi chiedo se però, cioè io sono d'accordo, però sulle tre fasi del discorso di Descartes, però mi paiono più tre fasi relative al pensiero fisiologico di Descartes che al pensiero medico. Cioè sicuramente c'è un'evoluzione di questo tipo, ma attribuirla alla medicina in quanto tale mi sembra un po' più complesso. Non so se quello che tu dici può rimanere in piedi lo stesso, a mio avviso sì, ecco, questo. Prego. Grazie mille. Sì, è chiaro che alla fine del discorso sta disegnando un piano di lavoro ed è anche un modo per presentarsi. Però non abbiamo, cioè di terapeutica non ha mai fatto nulla, insomma abbiamo poche note che sono anche francamente un po' forse in parte riprese da altri testi, per cui sì, sicuramente la mia lettura è un po' forte, però la mia impressione è che sia molto che prevalga il tentativo di presentarsi in un certo modo e di far immaginare la propria filosofia come una filosofia che possa curare, che possa sviluppare una medicina nuova, innovativa, e che è una cosa che sicuramente condividiamo noi interpreti, insomma è un percorso che insomma di cui è facile vedere gli aspetti positivi della medicina di Descartes collegata alla sua filosofia, ma al tempo stesso ci emergono tanti limiti, tanti problemi, tante lacune, e quindi insomma mi sembra che il discorso tenda a essere un pelo molto retorico da questo punto di vista, soprattutto alla luce del fatto che la mia impressione è che ricominci a lavorare alla medicina dopo, e quindi dall'agosto del 37, quando Mersenne gli invia alcuni libri, Huygens, e discute anche con Huygens, e poi lavora con Reneri e fanno esperimenti, e poi la corrispondenza con Plempius. E questo quindi, sì, probabilmente, insomma, la mia lettura è sicuramente forte, però non penso di essere troppo lontano da una... E la seconda domanda... non lo so, cioè sì, da un lato è vero, c'è questo aspetto di credere alla natura e di dover credere alla nostra natura perché funziona, e però nella sesta, come nella prima meditazione, gli esempi della follia, quindi della malattia, vengono usati per arrivare al dubbio radicale. E nella sesta meditazione gli esempi della malattia continuano a essere usati per
vedere quali sono i limiti dell'unione mente-corpo. La mente di per sé, l'esempio secondo me è della denominazione extrinseca, in cui dice, insomma, un corpo che non funziona, uno dall'esterno, no? La mente del come la mente dell'orologiaio si accorge che un orologio non funziona, l'orologio non lo sa di non funzionare, così la mente esterna, la mente di un medico, si accorge di un corpo che non funziona, ma chi vive in quel momento, no? L'idropico che vive in quel momento non se ne accorge. Quindi la natura sì, la dobbiamo seguire, però poi ci sono casi in cui anche la natura umana ha dei limiti, e sono dei casi di malattia. Quindi, cioè, l'aspetto interessante è che Descartes usi questi casi limite, questi casi estremi che finiscono, che non sono la normalità, per confermare quella che è la normalità e per confermare il fatto che la mente possa disporre della certezza della conoscenza, nonostante il fatto che appunto la natura umana sia limitata. E la domanda di Igor, sì, ti ringrazio. Sì, penso che tu abbia ragione, cioè penso che si tratti sì, di pensiero fisiologico e del tentativo di applicarlo, di connetterlo alla propria filosofia. Sì, probabilmente parlare di medicina in Descartes è sempre complicato, perché poi si riduce davvero alla fisiologia, cioè alla spiegazione del funzionamento della macchina del corpo, e, cioè infatti non c'è un'anatomia, non c'è una terapeutica, non c'è neanche una patologia. Poi Franco ha lavorato su questi aspetti cercando di dimostrare che invece c'è un confronto con la malattia, però se noi leggiamo i lavori di Descartes, i lavori medicali di Descartes a confronto con i lavori di medicina dei suoi contemporanei, non possiamo parlare di una medicina vera e propria. Per cui sì, penso che, insomma, io quando parlo di medicina in Descartes intendo principalmente fisiologia, è chiaro che è un punto importante. Sì, grazie. Io sono stato un po' troppo secco, volevo comunque dire anche i fisiologici della medicina. La mia impressione è che a un certo punto proprio gli aspetti proprio medici scemino proprio, no? E mentre rimane questa riflessione sugli aspetti fisiologici della medicina, mentre a un certo punto, prima delle meditazioni, già credo invece ci fosse qualcosa di più proprio a livello di medicina. Sì, sì, ecco. Su questo sono d'accordo anch'io. Cioè, sembra che quantomeno nella corrispondenza dei primi anni 30, Descartes parta dicendo: adesso sviluppo una medicina infallibile come le matematiche. Poi aveva questo progetto che a mio avviso è davvero grandioso, ma che probabilmente poi in parte realizza. Adesso non voglio negare questo aspetto, però poi a un certo punto che insomma lo porta anche a confrontarsi con medici, perché poi Plempius era un medico e quindi cioè, un ruolo sicuramente importante, però poi invece piano piano appunto il suo interesse, pur restando consapevole dell'importanza della medicina, sembra dirigersi verso una lettura diversa, un uso diverso, ecco, della medicina. Forse anche il fatto che non riesca mai, insomma, a un certo punto a lavorare un testo completo di fisiologia, forse anche questo un po' incide sicuramente sulla mia lettura. Vedremo se il professor Meschini, che ha alzato la mano per fare una domanda, aggiungerà qualcosa. Prego, prego. Franco. Benvenuto.
Professor Meschini è stato... Ecco, adesso ho aperto il video. Sì, volevo fare alcune annotazioni più che una domanda vera e propria. Intanto anch'io sono d'accordo sul fatto che si debba parlare più di fisiologia che di medicina. Questo, infatti, io preferisco parlare comunque di pensiero medico di Descartes. Descartes non ha un posto nella storia della medicina, ma sicuramente ha un posto nella storia del pensiero medico, perché insomma le sue intuizioni sono importanti. Per ciò che riguarda la sesta meditazione, che credo veramente che Fabrizio appunto abbia messo nella giusta luce, ricorderei come finisce la sesta meditazione, cioè con il riferimento all'infirmitas della natura umana. Quindi in qualche modo la malattia inizia e conclude le meditazioni, ma l'ultimo riferimento è un riferimento in qualche modo ad un aspetto ontologico della natura umana che rimanda poi anche al peccato originale, perché l'infirmitas è qualcosa che appunto ecco. Poi sulla patologia io credo che non ha detto nulla da un punto di vista poi della terapia, ma la patologia, ne abbiamo discusso con Fabrizio in altre circostanze, sia in qualche modo invece importante nel discorso cartesiano. Io ho fatto anche una tabella di malattie che Descartes menziona, ma quello che secondo me è più interessante è il fatto che la patologia sia per Descartes un'estenuazione della fisiologia, cioè un portare all'estremo le sue riflessioni sull'uomo, e quindi direi che per Descartes il discorso patologico è un discorso filosofico, non tanto medico, ma ha un ruolo filosofico all'interno della sua del suo discorso. Cioè Descartes fa anche dei consulti, diciamo, da delle sue nelle lettere, quindi dà delle indicazioni anche terapeutiche, però ecco, sì, su questo Descartes è proprio in confronto anche alla medicina del suo tempo è un dilettante, ma invece l'uso filosofico che fa della patologia secondo me è interessante. Ecco, questo intendevo dire. Grazie Fabrizio, grazie Igor, per questo. Per tutto. Grazie a te. Grazie, sono d'accordo. Tengo una cosa. Che condivido, sì, cioè è un discorso filosofico, la fisiologia di carta. Quando si parla di medicina o di pensiero medico o di pensiero fisiologico, in Descartes è storia della scienza, ma è anche storia della filosofia, insomma, non possiamo distinguere questi due ambiti in modo così rapido. Sulla conclusione dell'evidentazione sono assolutamente d'accordo con te e condivido la tua lettura, più che quella pur affascinante, brillante, molto bella di Emanuela Scribano. E grazie mille. Grazie a tutti, grazie a Fabrizio Baldassarri anche per queste ultime riflessioni. Noi ci rivediamo qui puntuali alle ore 15 dopo questa pausa. Buon pranzo a tutti.